Davvero niente di grave, dottore? Niente di grave, signora. Una banale irritazione alle corde vocali, ecco tutto. Dunque, vediamo un po' un cucchiaino ogni 4 ore. E vedrà che in pochi giorni... Oh, inutile raccomandarle di non parlare troppo, di non cantare, soprattutto di non gridare. Non gridare? Ma come non gridare? Ma non è possibile, dottore. Io non posso fare a meno di gridare. Come non può? Ah, non lo faccio apposta, è un fatto nervoso. Beh, scusi, signora, quando le succede? Oddio, quando... Quando? Dottore, non lo direi neppure alla mia mamma. Alla mamma può darsi, ma il dottore è come il confessore, si dice. Ebbene, dottore, grido quando mio marito... Sì? Mi fa... Certe tenerezze. Ah... Ho capito. Ah, davvero? Non è colpa mia, è un fatto nervoso. Divertente, però. Ma mica tanto divertente. Tutte le notti sveglio il caseggiato. Tutte le notti? Beh, complimenti, signora. Ma è una cosa spiacevole, dottore. In 2 anni abbiamo traslocato 8 volte. Ogni 3 mesi, regolarmente, ci mandano via. Già, per schiamazzo notturno. Già. Adesso mi spiego le condizioni delle sue corde vocali. Ah, dottore, cosa posso fare per non gridare? Beh, signora, io potrei più facilmente dirle cosa potrebbe non fare. Oh, no, grazie, preferisco continuare i traslochi. Ecco, non glielo dico. Io e mio marito ci adoriamo. Sì. La vera, unica, perfetta felicità è l'amore coniugale. Pienamente d'accordo. Lei è sposata, dottore? Sì. Da 5 anni, felicemente. Signora mia, gridi finché le pari. E svegli il quartiere, svegli il caseggiato, svegli tutta la città. Non le costerà che una laringite, vita natural durante e naturalmente un abbonamento con un'impresa di traslochi. Ma sarà felice. Signora, la sua ricetta. Grazie. E ripasserò fra 8 giorni? Sì, per una visita di controllo. Cioè fra 3 settimane, sì. Questa sera parto per Luxeuil. Con mia moglie. Ah, fra 3 settimane, allora, dottore, per il suo disturbo. No, signora, ma si figuri, ne faccia lei. 5 franchi? Faccia lei da 20 franchi in su. Mi scusi, credevo. Ecco, grazie. Si figuri. Prego, signora. Mark, accompagna la signora. Prego, signora. Angelica. Che vuoi, amore? Le tue labbra. Sono tue. Le più dolci labbra d'Europa. Le più dolci? Come lo sai? Hai provato tutte le altre? Le verità assolute non hanno bisogno di prove. Angelica, piccola mia. Luciano. Che bella cosa la felicità coniugale. Peccato non sia completa. Papà. Mamma. Sì, lo so, Angelica, un bambino. Potessi avere un bambino e che fosse tuo. Ma come che fosse mio? Pensi di avere un bambino che sia di un altro? Non vedo l'ora di essere a Luxeuil. Non essere impaziente. L'altro giorno, in casa Duval, dicevano di una signora che era stata 15 anni senza avere un bambino. È andata a Luxeuil e ne ha avuti 6. Durante la cura. Ci vuole scherzare sempre. Lo so, tu non hai fiducia nelle acque di Luxeuil. Ma no, amore, ma non è che non abbia fiducia, è che mi umilia. Che cosa? Che per fare dei bambini si debba bere dell'acqua. Con te non si può mai parlare seriamente. Lasciami. Mi devo vestire. No, non prima che tu mi abbia ridato le labbra. Me le consumi tutte. C'è Mart. Cercano del signore. Aiutami a vestire, Mart. Che cosa stai facendo lì? Sono affascinato da questi mostri. Che cos'è? Un simbolo? Sì. È un simbolo di quello che le donne fanno con noi, no? Ci giocano come palloni. Ed è ancora i tuoi disturbi nervosi? Sì, sono agitato, nervoso. Non dormo. E la medicina che ti ho dato ieri? Ah, l'ho presa, sì. Prima di dormire. E non hai dormito? Ma che? È incredibile, era un sonnifero da ammazzare un bue. Da ammazzare un bue?
Tic, tic, è una nuova cura. La sto sperimentando su di te. Perché, scusa, voi le medicine nuove le sperimentate sui malati? Beh, certo, penso che vuoi che le sperimentiamo sui sani. Ma su di voi, scusa? No, 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 caro, troppo pericoloso. Ah, buono a sapersi. Va a vedere le mani. Ah, sarai giù di nervi, ma hai un fisico eccezionale, eh? Sì. Senti, per curiosità, questa sera raddoppia la dose. No, se vuoi la triplo. No, 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 per questa sera raddoppia. Senti, se hai qualche altro esperimento da fare, no? Dico, senza complimenti, sono a disposizione. Grazie. Se ci rimetti la pelle avrei sempre il merito di avere servito la scienza, no? Signor dottore? Sì, che c'è? È il dottor Letruschard che ha telefonato. Dice che non aspettano che lei. Sì, sì, sì. Ritelefona e digli che sto uscendo adesso da casa. Ah, ah, un'altra cosa. Di alla signora Angelica di venire qui. Bene, signore. Oh, Massimo, scusa, è un minuto, è qui a due passi. Vado e torno. E ti terrà compagnia mia moglie. Non vorrei disturbarla. Oh, ma figurati, Angelica sarà felice. Vai per un consulto? No, no, un collega sta sperimentando una medicina su una vecchia marchesa e invita gli amici a verificarne gli effetti deleteri. Oh. Sì, boh, ciao, ciao. Sì. Oh, il signor Le Fartier. In persona. Mi scusi, credevo che fosse mio marito. No, la prego, continui. Mi lasci. Nella illusione. Mio marito dov'è? È andato a spedire all'altro mondo una vecchia marchesa. Signora, visto che siamo soli, mi consenta di dirle le parole che da tempo mi bruciano qui, sulle labbra. Signora, io l'amo. Ai, ma che cosa fa? Ma si rialzi, andiamo, si ricomponga. Che ridicolaggini sono? Signora, ma lo sa che io... Ogni giorno, per amor suo, io rischio la vita. Lei rischia la vita per me? Sì, facendomi curare da suo marito una malattia che non ho. L'esaurimento nervoso ribelle, dunque non... Uno stratagemma per venire qui tutti i giorni. Inaudito. E se ancora non sono rimasto vittima dei diversi veleni che mi somministra, è solamente perché non li prendo? Che commedia. Signora, io l'amo, ecco che cos'è. Ma io non l'amo, ecco che cos'è. Oggi... Ma domani? Né oggi, né domani, né mai. Amo mio marito. Ma non è una buona ragione. Le darò un'altra ragione, ancora più buona. Sentiamo. La trovo brutto. E poi? Stupido. E poi? Vanitoso e ridicolo. E poi? Insomma, lei non mi piace fisicamente. Non ci credo. Ma no, lei deve credermi. Signora, tutte le donne sposate cui un uomo fa la corte attraversano tre fasi, come la luna. Prima fase la signora si irrita, si indigna, dice cose che non pensa. È la fase che stiamo attraversando. Seconda fase, la signora si commuove di fronte a un amore così immenso e sincero. Terza fase, la signora si arrende rimpiangendo amaramente di non essersi arresa prima. Sì, le consiglierei di arrendersi subito, così si risparmierebbe il pentimento posto. Guardi che mi sto seccando. È nel suo diritto, sta attraversando la prima fase. Ma preferisco ridere. Liberissima, io aspetto la terza. Ma dove va? Non ho intenzione di aspettare la terza fase insieme a lei. Vado a finire di fare le valigie. A parte? Per dove? Per Luxei, con mio marito. Per Luxei? Vado a passare le acque. Arrivederla. Alexei. E che cosa andranno a fare tutte e due, Alexei? Non lo so, ma ci andrò anch'io. Augusto. E sarà il marito a mandarmici. Eh già. Ma perché diavolo d'accidente se andrà a passare le acque Alexei? Il domestico. Il domestico di un medico deve saperlo. Oh, desidera, signore. Caro amico, lei è da molto tempo al servizio del dottor Frontignan, vero? Da quando il dottore esercita. E quindi avrà sentito parlare chissà quanto di medicina. Ho letto tutti i libri del dottore. Molto bene. Oh, qui ci sono 5 franchi. Mi dica un po'. Scusi, ma fa 10 franchi. Prendo la metà esatta del dottore. Ah, beh, mi scusi, non sapevo. Eccone altri 5. Grazie. Non per vantarmi, ma ho salvato un sacco di malati che il dottore curava senza ombra di senso comune. Ah, davvero? In che parte del corpo è malato? No, no, non è per una visita, no. No, e allora che vuole? Un'informazione. Lei conosce le acque di Luxei? Come no? Acque sodiche, iodiche e leggermente fangose. E che malattie curano? Si ottengono buoni risultati nelle gastriti, nelle artriti, nell'obesità e nella sterilità. Sterilità?
Le occorre altro, signore? No, grazie. Più che sufficiente. Un momento! Dico che io voglio entrare. Ma bisogna aspettare, c'è gente. Prego, si accomodi in sala d'attesa. Io sono americano, io non uso aspettare. Ho io l'onore di parlando con il dottor Frontigny? No, no, io sono un amico del dottor Frontignasi, un paziente. Il dottore è uscito. Uscito? Sì, ma nel frattempo può consultare vantaggiosamente il suo domestico. No? E ha torto, le costerebbe 10 franchi di meno. Io dico no. Come crede, io vado. Arrivederlo. Beh, salve, Augusto. Grazie. Non c'è di che. Buongiorno, signore. Forse domestico può dare informations. Hey, come here. Desidera? No, voi non capite, dovete venire qui. Questo è $100 che fa 500 franchi. 500 franchi? Mi dispiace, ma non il resto, signore. E se lo guasta, Jonathan Braxton, in Philadelphia, possiede più dollari su tasca che voi capelli su vostra testa. E su testa di tutta la vostra famiglia. Miliardario. E mezzo. Ho un cliente miliardario. Prego, si accomodi. Io non ho tempo. In che parte del corpo è malato? In onore. Come? E ora voi parlate. Sì, signore. Ha dottor Frontidian una moglie? Sì, da 5 anni. Well, è signora Frontidian giovane? Sì, giovane. Very well. E lei bella? Una venere. All right, io amo Venus, venere. Intanto basta, io tornerò quando il dottore sarà. Il dottore non può tardare. Jonathan Braxton di Philadelphia non usa aspettare. Business is business. Devo dire qualche cosa al dottore? Non una parola. Non si passa di lì, prego. Oh, finalmente tocca a me. Ho l'onore di parlare con il dottor Frontignan. Jonathan Braxton di Philadelphia. Miliardario. Fortunatissimo. Ah. Goodbye! Se vuole aspettare in salotto, l'avvertirò appena il dottore rientra. Aspettare, ancora aspettare. Sono 2 ore che aspetto. Appena arriva il dottor Frontignan, annunzi il colonnello Mario Lacanebière. Di Marsiglia, immagino. Perché mi chiamo Lacanebière? Appunto. Io sono di Roubaix, dipartimento del Nord. Capito, animale? Scusi, non volevo. È incredibile che non si possa dire Lacanebière senza sentirsi rispondere lei è di Marsiglia. Viene istintivo, è un nome così meridionale. E io invece sono settentrionale. Hai fatto la valigia, tesoro? Oh, ecco il dottore. Oh, era ora, finalmente. Il signor Levedier se n'è andato. Sì, dottore, il signore è un cliente. Mi scusi, ma sono stato trattenuto al capezzale di una vecchia marchesa. Che somiglianza, è incredibile come gli somiglia. Alla vecchia marchesa? No, al colonnello Frontignan, suo zio. Ah, lei ha conosciuto mio zio? Ma come no, all'Accademia Militare, poi ci siamo rivisti al Tonchino. Mario Lacanebière, colonnello di fanteria coloniale. Lacanebière di Marsiglia, suppongo. È incredibile, questo scherzo mi perseguita da 50 anni. Ma quale scherzo, colonnello? Io sono nato a Roubaix, dipartimento del Nord, eppure tutti come sentono Lacanebière. Ah, mi perdoni, no, io non intendevo, per carità. Non ne parliamo più. Non ne parliamo. Ma ritorniamo piuttosto a suo zio. Sì. Una delle ultime volte che ci incontrammo, mi disse: Lacanebière, se un giorno la tua vecchia carcassa dovesse arrugginirsi, tu passa da Parigi e vai a trovare mio nipote, il dottor Luciano Frontignan. Ah, ho capito. E la sua vecchia carcassa, sì, chiedo scusa. S'accomodi, colonnello. Prego. Grazie. Che cosa c'è che non va, colonnello? Lo stomaco? Lo stomaco. Io divoro le ostriche con guscio e tutto. E beh, allora un po' di gotta, o non lo so, reumatismo. No, mai conosciuto simili porcherie. E allora? E allora non sono più il baldo combattente di una volta. Sarebbe a dire? Un tempo a Brest, a Cherbourg, a Tolone, ad Algeri, a Saigon e in tante altre guarnigioni. Tutto quello che c'era di potabile in fatto di donne, io lo passavo in rassegna. Tutto. Tutto? Tutto! I miei commilitoni si buttavano in corpo 3 litri di cognac tutti i giorni. A me occorrevano 3 femmine. Tutti i giorni? Tranne la domenica. Oh, beh, la domenica riposo. No, la domenica è il doppio. Perbacco! La domenica e le feste comandate, si capisce? Ora, da qualche tempo io non so che cos'ho. Al primo assalto passo di carica. Al secondo passo normale. Al terzo la guarnigione ammaina la bandiera.
Ma la guarnigione non è eterna, colonnello. Dottore, guardiamoci negli occhi. Sono un uomo finito? Ma no, la guarnigione ha bisogno di riposo. Ecco tutto. Prego, s'accomodi. Sì, grazie. Ecco. Sì, tolga la giacca. E a me? Solo la giacca? Sì, solo la giacca, basta. Mi metto lì sul lettino? Sul lettino, grazie. Perfetto. Eccoci qua. Quanti anni di servizio ha la guarnigione? 40. 40? Beh, complimenti, colonnello. Che cosa posso fare, dottore? E riposo. Sottrarsi alle tentazioni di Parigi. Parta, vada a fare un viaggio, una cura. Una cura? E dove? Per Royat. Sì, sì, Royat. Acque rinforzanti iodico-ferrose, sì. C'è giusto, la sorgente Giulio Cesare mi pare particolarmente consona ad un militare. E lei crede che mi giovi? Ah, senz'altro, lei provi e vedrà. E va bene. Andrò a Royat. Grazie. Ecco qua. Solo che il 14 di luglio è il giorno della festa nazionale. Potrei portare con me una femmina? No, niente festeggiamenti. Ma come, dovrei passare la festa nazionale da sola? La guarnigione ha bisogno di riposo, abbiamo detto. È già giusto. Porti con sé un parente, non so, un nipote, un cugino. No, no, né nipoti, né cugini, nessuno. Ah sì, forse ho solo una figlia. Come forse, non è sicuro? No. 20 anni fa a Lione io conobbi una donna splendida. Cantava in un caffè-concerto, non di prim'ordine. Si chiamava Zozo. Mi sembra ancora di rivederla. Che occhi, che temperamento. Cantare, cantava da cane, ma a letto. Come suolava! Scusi il bisticcio. No, colonnello, le pare, colonnello. Dopo 3 mesi di furibonda passione reciproca, disturbata soltanto da qualche sberla, distribuita un po' a tutti per comprensibile gelosia, io partii per il Tonchino. Ivi combattei 9 mesi. Una bella mattina, un telegramma. Rimpatria subito, sei padre e bambina. Aveva delle idee tutte strane quella donna. Rimpatria subito, come se un soldato potesse rimpatriare quando crede. Le risposi, rimpatrierò quando potrò. Dal Tonchino fui mandato nel Madagascar, dal Madagascar nel Senegal. Sono rimpatriato 20 anni dopo. E Zozo se l'era dimenticata. Se le dico il contrario, lei non ci crede. L'anno scorso, mentre sonnecchiavo sul direttissimo Marsiglia-Parigi, ad un tratto io sento Lione, Lione. A quel nome mi si ridestò il ricordo, rividi il caffè concerto, mi sortì un grido dall'anima, figlia mia! Scesi dal treno, uscì dalla stazione. Il caffè concerto non c'era più. Si era trasformato in una casa di 5 piani. Ah, era cresciuto. Io non sono più riuscito a sapere che cosa sia avvenuto di Zozo. Dottore, mi devo affliggere o mi devo rallegrare? Chi lo sa, colonnello, faccia lei. Scusi, dottore. Sì, sì, che c'è? Il dottor Lavirette. Ah, sì, sì, Lavirette, fallo accomodare in salotto. C'è ancora gente. Sì, 2 signore arrivate poco fa. Ma pure. Io scappo, dottore. L'ho annoiata anche troppo con tutte le mie chiacchiere. Oh, tutt'altro, colonnello. Allora, Royat. Esatto, Royat. Parto domani. Il suo disturbo, dottore? Un compagno d'armi di mio zio. Ma vuole scherzare, no? Una bella stretta di mano. Caro dottor Frontignan. E quando torna da Royat, passi a trovarmi. La presenterò mia moglie. Con molto piacere. No, mi raccomando, riguardi per la guarnigione. Farò il possibile. Io glielo devo dire, sì. Talvolta invidio Matusalemme. Matusalemme, come mai? Visse fino a 969 anni, il che vuol dire che è stato in servizio attivo fino a 900, no? Già, sì. Grazie, giovanotto. Di nuovo, colonnello. Lavirette, Luciano, carissimo. Ciao. Non lo stai comodo? Che c'è, un consulto? No, un simposio. Un simposio? Che simposio? La nostra solita cena sociale, stasera offro io a tutti i colleghi. No, proprio stasera, non si può rimandare. È impossibile, subito dopo pranzo alle 11 parto per Royat. E io alle 6 parto per Luxembourg, con mia moglie. Alle 6? Oh no, non dirmi così. Ma per una volta pranzerete senza di me. Non si può, il festeggiato sei tu. Io? E a che titolo? A titolo d'essere il marito più fedele che sia mai comparso sulla faccia della terra. Beh... Che storia sarebbe questa? La storia di una scommessa che ho perso. Una scommessa? Avevo scommesso che sarei riuscito a costringere te, marito fedele, unico esemplare a questo mondo, a tradire tua moglie. E così un mese fa, alla solita cena, ho sciolto nel tuo bicchiere di champagne una pillola d'Ercole. Una pillola d'Ercole? Ma che roba è? Wow!
nuovo ritrovato del tuo umilissimo collega. Uomini sessualmente sfiduciati, la pillola d'Ercole è per voi. In due minuti il sangue vi ribollirà nelle arterie. La primavera e l'amore vi esploderanno nelle vene. Oh mio Dio, non avevi finito di bere lo champagne che diventasti tutto rosso in faccia come un galletto? L'occhio ti si fece voglioso e ci piantasti in asso con un falso pretesto di un malato da visitare urgentemente. Ecco che cos'era, ecco che cos'era. L'ho pensato, è fatta. Ora esce e si mette a seguire la prima bella donnina che incontra, invece niente, hai preso una carrozza e sei filato dritto a casa, guarda. Miserabile mosca lizzurra! Che ti prende, scusa? Ma non sei volato fra le braccia di tua moglie? Ma quale moglie? Come? La scommessa l'hai vinta tu? No. Sì. Rientrai a casa e trovai una telefonata del Grand Hotel. Una signora americana che lamentava disturbi neurovegetativi. Cosa potevo fare? Potevo rifiutare? No. E allora rimontai in carrozza e il sangue mi ribolliva nelle vene. Arrivo al Grand Hotel e l'americana è distesa sul sofà in vesti trasparenti e io... E tu? Io non so. Quello che so è che dopo 10 minuti l'americana esclamava: oh, ecco finalmente un medico che sa curare le signore! Ma questa sì che è bella! Ma tu la trovi bella? Caspita, ho vinto la scommessa allora! E non senti rimorso per avermi fatto tradire mia moglie? Ma dai, per una volta! Avevo giurato di non tradirla mai, e per quella tua droga infame! No, scusa, sei un ingrato, eh? Guarda, non so cosa mi trattenga! No, denunciamolo, dai! Tua moglie, in fin dei conti, non ha saputo niente! No, per fortuna! Avrei avuto un bel inventare le scuse! L'americana l'hai più vista? No, per fortuna! E allora? Dico che io voglio entrare! Io non uso a aspettare, mio nome è Jonathan Braxton. Io dico voi Jonathan Braxton? Questo nome non mi è nuovo. Io è la seconda volta che vengo da personale con il dottore. Braxton! È lui! Lui chi? Il marito dell'americana! Sa tutto, sa! Perché il marito potrebbe essere il padre, magari viene per pagarti la visita. Ma già! È vero, sì, potrebbe essere il padre. Calma, stai tranquillo. Mettiti qui. Ti siedi, leggi il giornale, fai finta di niente. Io ti aspetto, vado di là, nel salottino, poi mi racconti. Sì, E sorridi, dai, così, non è niente. Così va bene. Ma le dico che non si può entrare. Voi siete il dottor Luciano Frantini, non siete? Io sono... Ai suoi ordini. All right. Io sono Jonathan Braxton di Philadelphia, detto l'uomo dei trust. No! L'uomo dei trust. Yes, da 10 anni monopolio di ogni cosa. Monopolio anche di gomme. Gomme da cancellare? Oh, no. Gomme da masticare. Mio ultimo monopolio, trust di chewing gum usati. Usati? Yes, tutti avanzi di chewing gum di mondo, riciclati a New York e rispediti in Europa con nome Superior Chewing Gum. Magnifico questo, non so niente. Prego, signor Braxton, si accomodi. Allora, anche Debo. Giorno 28 di giugno, ore 9:45 della sera, Grand Hotel chiamato voi per curando Mrs. Braxton, mia consorte. Ah, sì, ebbi l'onore. Immagino lei sia qui per... Io sono qui per regolando affare. Oh, non c'era bisogno. Comunque, visto che si è così gentilmente disturbata, fa un franco. Un franco? Sì, di solito per le visite a domicilio il mio disturbo è di 40. Ma data la simpatia che nutro per gli Stati Uniti... Cioè in Europa bisogna pagare un franco per essere cognuto. Sì, un... cosa? Cognuto, becco, come voi dite? Voi avete fatto me becco. Io non capisco di che cosa lei stia parlando, signore. Inutile simulando. Cameriera di Mrs. Braxton che io pago per sorvegliare sua padrona, visto ogni cosa presso buco di serratura. Visto presso buco di serratura? Oh, non negate più. All right, un franco. No. Rispettiamo gli usi di Europa. Signor Braxton, ma io non posso. All right. Glielo giuro, sono innocente. Avevo preso una pillola. Pillola, cosa è pillola? Ah, pillola, piccolo dolce cosa per tosse, yeah. No, una pillola d'Ercole. Molto bene, ma io credo che scusa non è utile. Io sono creduto e così rimango.
Io vado voi ora a dire cosa sempre io sono giusto fare quando questo me succede. Ah, sempre? Ah, perché non è la prima volta. Io sono il miliardario più becco di Stati Uniti. Oh, complimenti. Thank you, se io anche questo monopolio. Ah, beh, per fortuna prende la cosa con spirito. Noi faremo così. Voi avete fatto me un cornuto, io farò voi un cornuto. Voi presenterete me a signora Frontinian. Lei crede che mia moglie consentirà? Se non, io uccido voi. No, no, la prego, signor Benson. Ho becco o morto. Ma lasci che le spieghi, no? Ho becco o morto. Ma non gridi così per becco. Morto becco. Morto becco. Senta, ragioniamo, eh? Per lei ormai una volta più, una volta meno. Niente su terra, io sono record man dei cornuti, ma io sono questa. Io vendicherò mio onore in America occhio per occhio. Sì, insomma, qui siamo in Europa. Ma il piccolo fare è accaduto su mia moglie, quindi in americano territorio. Le darò soddisfazione in qualche altro modo. Duello? Sì. Oh, non duello. Essendo becco e rischiando anche mia pelle, questo non americano. Ma insomma! Insomma, piroscopo per New York andando a partire in 6 giorni. Se nel tempo di 5 giorni non ho fatto voi becco, io voi uccido. Queste sono cose che non si fanno. Anche quelle che avete fatto voi non si fanno. 5 o'clock. Cosa? Le 5 all'orologio. Sì. Io tornerò alle 6 all'orologio per conoscendo signora Frontini. Ma signor Braxton... Arrivederci. Se crede che alle 6 lo presenti ad Angelica sta fresco questo qui. Ah! E io prego, non sottrarsi con fuga proprio dovere. Quale pare? 2 detective da me pagati stanno giù davanti a vostra porta e si fanno guardia. Ma questa è una violenza inaudita. O becco o marcio. Goodbye. Goodbye. Tutta colpa di quell'animale di Labirette e della sua stramaledetta pillola. Vieni avanti, cretino. Eccomi qua. Adesso sentirai. Ho sentito tutto. Hai sentito tutto? Sì, bene, sì, bene, sì. Bravo. Ecco le conseguenze della tua scommessa idiota. Sta tranquillo, non ti ucciderà. Oh, beh, allora diventerò becco. Sì, beh, becco, ma senza essere. O lo si è o non lo si è, non ci sono vie di mezzo. Sta a sentire, noi giocheremo l'uomo dei trust. La vecchia Europa befferà. La bella. Ma come? Come, come? Prima di tutto bisogna mettere in salvo tua moglie, sì, no? Sì, 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 ma sì, come? Sì, sì. Come? Aspetta, aspetta. Oh, dovrà andare a Luxeuil sola. Figurati, non vorrà andarci da sola. Oh, ma scusa, perché andate a Luxeuil voi due? È un'idea sua. Siccome siamo sposati da 5 anni e finora niente... Niente di cosa? Cosa niente? Niente prole. Ah, niente prole. Oh, stupendo. Allora, andrà a Luxeuil sola. Non ci vorrei. Sta arrivando. Tu assecondami, garantisco il successo. Vuoi le mie labbra, amore? Dottor Labirette. Scusate, credevo che fossi solo. Disturbo? Tutt'altro, signora. Sono anzi felicissimo di ossequiarla. Augurandole buon viaggio e buona cura con l'esito desiderato. Luciano mi ha detto. Luciano mi ha detto. Sì, io ho detto. E siccome io ho studiato a lungo le acque di Luxeuil proprio sotto questo particolare riguardo, vero Luciano? Sì, moltissimo, sì, moltissimo. Sì, 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 cosa mi dice, dottore? Sono davvero vantaggiose. Sono vantaggiosissime, assolutamente vantaggiosissime. Tu non ci credevi? Se tutte le donne senza bambini andassero a Luxeuil, in 9 mesi tutte, anche le nubili, sì, diventerebbero madri. Oh, ma lei non sa, dottore, la gioia che mi dà. E mentre tua moglie è a Luxeuil, tu, Luciano... cosa fai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Viene anche lui. Noi non ci lasciamo mai. Come viene? Ah, perché voi due andate insieme? Mi spiace, allora io non garantisco più niente. Come dice, dottore? Perché la cura abbia effetto, bisogna che per i 21 giorni di durata... niente! Astinenza assoluta, eh? Mm? E va bene, vuol dire che staremo buoni 21 giorni. Cose che si dicono, signora mia. È indispensabile l'assenza completa di qualsivoglia rapporto. Del resto le statistiche parlano chiaro. Su 1000 donne andate a Luxeuil da me osservate,
Quelle andate col marito non hanno ottenuto risultato. Quelle andate da sole, beh, tutte, senza eccezione, sono tornate incinte. Così per avere un bambino? Non bisogna vedere il marito. Per 21 giorni. Lei andrà a Luxeuil e Luciano lo porterò con me a Ruaia. Lasciare Luciano? Oh no, no, non è possibile. Oh no, piuttosto rinuncio al bambino. Angelica, piccola mia. Vediamo, 21 giorni passano presto, eh? Presto, senza mio marito. Senza mia moglie. Ma non pensate al momentaneo distacco, pensate al dopo, a quando avrete la casa piena di bimbetti rosei, Gaia di risate argentine, di vocine gioconde, Papà. Allora? Sì, ma non lo lasci solo a Ruaia, poverina. Lo curerò come una madre. È andata. Signore, allora mando le valigie alla stazione? No, no, bisogna disfarle. Togliere la roba del dottore e metterla in un'altra valigia. Ah, bene, vado subito, signora. È la prima volta che ci lasciamo, Luciano. Sì, lo so, Angelica, ma è per avere un bambino. Questi figli danno già pensiero prima ancora di essere concepiti. Visto! È fatta! Adesso dobbiamo solo trovarti una moglie per 5 giorni. Una moglie. Ma come una moglie? La vedete? Cosa dici? Una moglie? Una moglie credibile, belloccia e facile, no? La porti con te a Ruaia, i detective ti seguono, telegrafano all'uomo dei trust, lui subito ti raggiunge, tu lasci che abbordi quella che lui crede tua moglie e il gioco è fatto. Ma io mi rifiuto, andiamo! Perché? Come perché, imbecille? L'americano dirà ai 420 di essere stato l'amante della signora Frontignano e tutti ci crederanno, no? Ma lo crederanno a Filadelfia, te che ti importa? Ma andiamo, figlia mia! Non ci mancherebbe altro. Come credi, se preferisci farti ammazzare, fa pure. Io ti saluto. No. La vedi, ti prego, non mi abbandonare. Ingenuo! Come vuoi che vada a raccontare che si è vendicato di te? Se per raccontarlo dovrebbe prima di tutto confessare che tu sei stato l'amante di sua moglie. Eh già, è vero. Oh! Sì. Lasciami fare. Tua moglie va a Luxeuil, noi due a Ruaia ci giochiamo Braxton e l'affare è fatto. Purtroppo non c'è altra via. Oh, cominci a ragionare. Senti, tu adesso stai qui che io vado a cercarti questa moglie, eh? Sì, io non mi muovo da qui. Stai tranquillo, noi giocheremo. L'America. Teniamo l'America. Le 5:15. Ma riceviamo ancora un paio di clienti e poi... Dove? Sì. Scusi. Si accomodi, signora. Ah, sono Luciana. Finalmente. Vieni, Odette. Eccomi, mamma. Chiedo scusa, ma prego, eh. Prego, dottore, prego. Ah, si accomodi. Grazie. Allora. Dottore? Sì. Vedo, dottore, che non mi riconosce. No, veramente no, signora. La vedova Bigù. La custode dell'Ambigù Comique. Il teatro dove lei è di servizio una volta al mese. Ah, sì, ora che me lo dice, sì, sì. Mi sono permessa, signor dottore, di portare qui questa mia bambina. È mia figlia, allieva del conservatorio. Ah, la bambina studia musica? No, canto. Opera lirica. Oh, bene, rallegro. Cosa le succede? Non puoi immaginare, dottore, i sacrifici che ho fatto per tirare su questa bambina. Tutti i risparmi accumulati durante una lunga carriera. Che carriera? Cantavo. Ah. Cantavo anch'io in teatro prima di diventarne custode. Nell'85 all'Alcazar di Saint-Étienne sono stata io a lanciare una canzone di grande successo. Ah, sì. Vuoi assaggiare il mio papone? Mm? Vuoi assaggiare il mio papone? Io assaggiare il suo popone? Cosa dici? Cosa ho capito? Il titolo della canzone. Ah, il titolo della canzone. Facciva così. Sì.
Vuoi assaggiare il mio popone? Quanto è dolce, quanto è buon. Vuoi assaggiare il mio popone? Quanto è dolce, quanto è buon. Nata di mille persone. Tutte chiedo il mio popò, il mio popò, il mio popò, il mio popò, il mio popò. Che è successo, dottore? Che è successo? Oh, una canzone che fece furore. E lo credo come la cantavo io. Che tempi, dottore, che tempi. Ma lasciamo correre, dottore, come diceva mia zia. Dunque, questa bambina... Ecco, appunto, che cosa le succede, signorina? Ho perso il do di petto. Il do di petto? Un do! No. Un do di petto stupendo, dottore. Le usciva di bocca facile, facile, come un uovo dalla gallina. Ma come mai lo ha perso? Come mai? Abbassa pure la fronte, svergognata. Ne hai ben donde. L'ha perso in seguito a uno spavento. Si è fatta sorprendere insieme a un suo compagno. Un tenorino da 4 soldi. Sorprendere da lei? L'avessi sorpresa io sarebbe stato niente. L'ha sorpresa il signor Conte. Un signor membro del Jockey Club e di molte, molte altre cose. Signora Bicù! Mi diceva, se sua figlia mi sarà fedele, il suo avvenire è assicurato. E quel destino! Scemo! Scemo! Quando ci penso mi si rimescola il sangue, dottore. Si calmi, signore. Il membro del Jockey Club e di altre cose perdonerà. Difficile, dottore. Sono già 5 volte che perdona. Cinque volte? Davvero? Sì. Dottore. Sì. È già la 6ª volta che questa disgraziata mi perde il do di petto. È sempre per uno diverso. Capirà che il signor Conte ne ha fin sopra i capelli. Signor Vico! No. Mi ha detto. Mi sembra che sua figlia abusi della mia longanimità. O longaminità. Boh. Vabbè, insomma, è partito per i suoi possedimenti. Possedimenti, dottore. E che colpa ne ho io? Lo sai, mamma, io non posso restare fedele. Non lo faccio apposta. Non ho mai potuto. Se qualcuno mi piace, è più forte di me. Senti, senti. Cosa ne dice, dottore? Bella disgrazia per una madre, eh? Basta che uno le faccia la corte, sa. Il primo scalzacane e lei subito... Perde il do di petto. E quando si può fare una cortesia, perché dire di no? Lo sai come finirai tu, portinaia, come tua madre. Una donna che non sa essere fedele, ma è quella che ci vuole per me. Dottore, lasciamo correre, eh? Come diceva mia zia. Dunque, cosa si può fare per il do di petto? Per il... si tranquillizzi, signora. Il do di petto lo ritroveremo. Sì, 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 sì. Probabilmente non si tratta che di un fenomeno nervoso. Vedi, mamma, te l'avevo detto. Sta zitta! Dio la benedica, dottore. E cosa si fa? Cosa si fa? Rinforziamo il corpo e i nervi si calmeranno. Ecco. Ad esempio, Ruaia. Sì, Ruaia, stazione termale molto adatta al caso nostro. Io consiglierei di partire questa sera stessa. Per Ruaia? Precisamente, per Ruaia. Come si fa? Il conte ci ha piantato in asso senza il becco di un quattrino. Ah, ma questo non è un problema. Combinazione, anch'io parto per Ruaia per qualche giorno, porterò con me la signorina. Cosa? Sì, sì, il caso mi interessa personalmente. Oh, interesse strettamente scientifico, Ma ad una condizione... L'accettiamo! Ecco, l'accettate. Che la signorina davanti a tutti passi per mia moglie. Certo, mi pare molto più conveniente. Del resto, anche quando eravamo in viaggio con il signor Conte, sa, passavamo sempre per la signora Contessa. Sì, sì, dottore. Vedrà che Odette le farà onore. Non è vero, Fifina? Certo, mamma. Beh, il treno per Ruaia parte alle 11. Io direi di trovarci alla stazione alle 10.30. Sì. Alle 10.30, va bene. Eccole, 300 franchi per le prime spese. Grazie. Incasso io. Ah, incassa lei? Sì, ma sono io che ringrazio. Andiamo, andiamo allora, eh? Andiamo, Fifina, abbiamo appena il tempo di fare i bauli. Andiamo. Benissimo, arrivederci.
Alle 10.30 alla stazione. Alle 10.30? Arrivederci, Maritino. No, 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 qui no, qui no, me lo dirà laggiù, laggiù. Signor Conte, mi scusi, signor dottore, i miei rispetti. Signora. Mica male questo dottore. Ecco, trovata una moglie per 5 giorni. È una moglie che non dice mai no. Povera Angelica. Povera piccola mia. Se penso che mentre tu sei sola a Luxeuil... Scusa? Sei solo? Ancora tu? Sì. Appena uscito sono stato colto da dei dolori terribili. Dove? In via della Pace. Ma non ti domando in che via. Ti domando in quale parte del corpo, no? Ah, qui... Qui allo stomaco, sì. Allo stomaco. Sì, sono entrato in una farmacia. Il farmacista mi ha dato da bere una roba amara. E poi mi ha detto, lei però dovrebbe andare a passare le acque a Luxeuil. A Luxeuil? Ma certo, è un'idea. Male non ti farebbe di certo, eh. Dici, vero? Sì, senz'altro, E mentre sei a Luxeuil... Faccio la cura. Sì, vabbè, fai la cura. Ma soprattutto, dai un'occhiata a mia moglie. A tua moglie? Sì, sarebbe troppo lungo spiegarti. Io devo andare a Royat. Allora tua moglie, Alexei, ci va da sola? Ci va da sola, sì, appunto. Per questo io vorrei che tu le stessi un po' dietro. Sta tranquillo, non farò altro. Ecco, bene. Se volesse raggiungermi, tu avvisami subito con un telegramma all'Hotel Splendid. Un telegramma all'Hotel Splendid. Contaci. Bene, bravo. Non puoi immaginare il favore che mi fai. Tu non sai il piacere che fai a me. Il piacere? Sì, il piacere di farti... Un piacere. Sei una perla, sai. D'ora in poi mi darai solo 10 franchi per visita. Ah, grazie. Ah! Vado. Vai. A fare le valigie. Sì, sì. A presto. Tutto procede a meraviglia. Il dottor Lavirette. Lavirette? Ah, benissimo. Ora gli annuncio che ho trovato moglie. Dov'è? Caro Lavirette! Caro Luzzano! Se sapessi, sì, sì, ho sì, trovato... Sì, 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 sì. Vieni avanti, Passerotto. Permesso? Passerotto, ma che scherzi sono? Ecco tua moglie, credibile, belloccia e facile. Sidonia Gazelle, una delle mie più amabili clienti. Piacere. Il dottor Frontignon. Buongiorno, bello ritone. Ma questa sarebbe... Ed è già tutto combinato. 1000 franchi. Quando parte da Royat, tu le dai 1000 franchi e tutta... La signorina non deve disturbarsi, ne ho già trovata una. Una cosa? Una di quelle... Ma come una di quelle? Io mi incarico col tuo consenso di trovarti una moglie e tu per conto tuo... Se no, è spiacentissimo di averla disturbata, signorina. Ehi, un momento, non me ne vado mica così io. A me è stato promesso un viaggio Royat più 1000 franchi, come la mettiamo? Ma, cielo, mia moglie! No, mia moglie! Tua moglie, scusa, non sono neanche sposato, come si fa? Come... Sì, ma io voglio andare a Royat! Sì, ne parliamo dopo, sì, dopo! Entro qui, ma voglio andare a Royat! Sì, ma sono non può mica dire a Braxton che ho 2 mogli, no? Marta, Augusto, mettete le valigie in carrozza! Ma come, amore, è già ora! Sì, sono 5:30. Il treno parte alle 6. Angelica... Piccola mia. Luciano, Luciano mio. Se penso che per 21 giorni non bacerò queste labbra. Rinunciamo al bambino. No, 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 il bambino no. Rinunciare con che diritto? Ha ragione, con che diritto? Se non volete farlo per voi, fatelo almeno per la nazione, Mi scriverai. Tutti i giorni. E tu? Tutti i giorni. E tutte le notti. Via, via, signora, signora. Freni quel fiume di lacrime. Coraggio. Andrò via. Senza voltarmi. Ecco, è meglio, sì. Addio. È partita. Che cosa mi tocca fare? Sì, ma quell'altra adesso. Ma che ne so, le darò 20 franchi per il disturbo. Quella non accetta. Beh, se, dopo tutto quello che i clienti danno a me, Quella vuole andare a Royat. Ma non posso portarla a Royat, già, quell'altra come fa? Allora, sì, come me? La porta è aperta. Sì, e allora? No, soltanto una parola. Se io le promettessi di contenere i miei slanci patriottici il giorno della festa nazionale, lei mi permetterebbe di portare con me una femmina? Una femmina per il puro godimento dello spirito? Dello spirito. Non solo glielo permetto, colonnello, ma glielo ordino. Grazie. Perché uscendo di qui poco fa, io ho conosciuto una bruna dirompente. No, ma è troppo debilitanti le brune. Le posso permettere soltanto una bionda.
questione che io non ne ho sotto mano di biondo. Oh, ma non c'è problema, l'abbiamo noi, non è vero la Virella? Come? Sidonia Gazelle. Una biondina deliziosa. Un pitino così, due fianchi così, due... Ah, un bocciolo, sì, sì. Partendo dal Royale, via 1000 franchi. Un medico che fornisce le donne. Oh, la medicina ha fatto certi progressi, colonnello, che lei non ha idea. Ecco, venga pure avanti, signorina. Io voglio andare al Royale. Sì, ci va, ci va. Solo, solo che ci andrà col signore. No, per me fa lo stesso, basta andare. Ecco la Venere. Sidonia Gazelle. Che piacere. Piacere. Aspetti un momento che mi incipio il naso. Se Angelica lo sapesse. Non sei mica male. E tu sei un bocconcino. Come ti chiami, drittone? Colonnello Mario La Canebiera. Ah, di Marsiglia? No, sono di Rubé, sono settentrionale. Ma quando ho una donna fra le mie braccia, io divento più meridionale di un africano. Un momento, colonnello! Ci possono vedere? Come va? Quanta bella gente! Una festa! Guardiamo un po' cosa dicono di noi i giornali a Parigi. Mi fai accendere, tesoro? Ci scrivono da Royal, mai tanta animazione si è vista in questa piccola stazione termale. Animazione! Solo in questo albergo non si vede mai un cane. E con almeno uno, la signorina Colomba. Andiamo, Kiss, vieni con la mamma. Buongiorno, signorina Colomba. Buongiorno, signor Francesco. Buongiorno, come va? Ah, io per me bene, sì. Ma è lui. Come le sembra che stia? Perché è malato il suo canino? Oh, certo, povero amore, di nevrastenia. Anche lui. Ma cosa vuole? Ha avuto dei dispiaceri d'amore. E per causa sua sa che sono qui a Guaglià. Per questa bestia? Bestia il mio Kiss. Andiamo, tesoro, vieni con la mamma. Andiamo, vieni. Vieni, tesoro, vieni. A bere il tuo bicchiere d'acqua. Bestia sarà lei, vero? Andiamo, tesoro. Con me. Con me, con me, con me. Scusi, ma guardi dove passa. Andiamo, tesoro. Zittelle, dove vai? Un pacco per il 20. Ancora, ma il quarto nella mattinata. E questo è il conto. Conto, vediamo un po'. Latte di iris, crema di Venere, 180 franchi. Ci dà dentro la signora Bicot, 180 franchi di profumeria. Se avessi io 180 franchi andrei a giocarmi al casino. Oh, ecco il dottor Lavinette. Oh, scusi, oggi non è la mia giornata. Direi proprio di no. Buongiorno, Francesco. Buongiorno, dottore. Dormito bene? Ottimamente, Francesco. Oh, dite un po', il mio illustre collega Frontignan, non si è ancora visto? Non no? Ancora, dottore. Non ancora. Eccomi. Oh, lupus in fabula, eh? Buongiorno, dottor Frontignan. Buongiorno. Dormito bene? Sì, figuriamoci, non ho chiuso occhio. Come mai? Ho pensato tutta la notte a mia moglie. Se penso che da ieri io sono qui e lei a Luxeuil, da sola. Che cosa stai dicendo? Tua moglie è qui a Royat. Già, è vero, mia moglie è qui a Royat. Capito, sì. Francesco, sua moglie è qui a Royat. Qui con me? Alla camera 19. Alla camera 19. E lei invece alla 18. E io invece alla 18. Dite un po', Francesco, è annunciato per oggi l'arrivo di qualche ospite particolare, importante? Sì, signore. Ah, un americano. Un americano? Il signor Jonathan Braxton.
Ciao, Parvaxo, ci siamo. A che ora deve arrivare? Stamattina, col treno speciale delle 9.45. 9.45? Dopo il diretto. No, bene, grazie, grazie. Ah, non dimenticatelo, Francesco, la signora Frontignan è qui. A Royat. Certo, signore. Con suo marito. Alla camera 19. Alla camera 19, bravo. Tenete 5 franchi, Grazie. Bravo. Ma che cosa hanno? Tra un'ora sarà qui. Poco non ti tradivi col portiere. Sì, no, non so, non so, non so, ma non faccio che pensare ad Angelica, capisci? Non ci devi pensare ad Ma è la coscienza che... Scusi. È la coscienza che non mi lascia tranquillo. Ma non... Scusi, assolutamente, buongiorno, buongiorno. Non so, non ha niente da rimproverarti la tua coscienza. Non sei mica venuto qui con una donna per divertirti, scusa, il tuo scopo è più nobile. Sei qui per diventare becco. Ti prego di non dire più quella parola, So che è tutto per finta, ma non mi va lo stesso. Non ci pensare! Tu devi soltanto pensare che noi stiamo beffando l'America, E fra 48 ore tu sarai... sarai lontano da Royat. Lontano, fra l'altro, da quella deliziosa Odette. Che è lontano anche dalla madre, Che ha voluto a tutti i costi seguire la figlia, la vedova Bicot. Colpa tua, io te l'avevo trovata una moglie senza madre. Il bello è che devo anche lasciarmi chiamare Genero, sì. E si comporta in un modo, dà del tuo ai camerieri. E ieri sera a tavola si è messa a cantare «Vuoi assaggiare il mio popone, il mio popone, il mio popone?» Buongiorno, divertentissimo. Un signore ne ha anche gridato a un certo punto, magari un po' stagionato. Per fortuna non si sono ancora viste oggi. Io sono continuamente sulle spine, capisci? Ho sempre paura di incontrare qualcuno che conosco. E lei, per ammazzare il tempo, manda a comprare di tutto. Ho persino pagato 300 franchi di salassi. Indubbiamente esagera. La signora suocera del dottore prega il dottore di saldare questo conto. Sì. Ancora. 180 franchi di crema e profumi. Così fa? Li mangia? Hai 180 franchi. 180 franchi, aspetta. Ne ho 200. Tenete pure il resto. Grazie, dottore. Prego. Come sei generoso, Guarda che mi devi 200 franchi. No, io non ti devo niente. Come non mi devi? No, la causa di tutto, la tua dannata pillola, è giusto che anche tu partecipi alle spese. No, con sé sta... No, Luciano, cos'è questa storia? Genero mio! Lupa in fabula. Guarda come è conciato. Se ti fanno piacere. Non ho più soldi. Non si tratta di soldi. Vabbè, sentiamo. Portati via la suocera. Dove vuoi che la porti? Ma dove ti pare? Basta che non l'abbia tutto il giorno tra i piedi. Io te l'avevo trovato una moglie senza madre. Genero mio! Che bel vestito. E che bel capellino. Cosa ve ne pare? Io voglio farle fare una bella figura. Ah, sì, facciamo proprio una bella figura, facciamo. Signora Bicot, questa toilette la ringiovanisce di almeno 50 anni, Ma se ne ho 48! Era un complimento, sì. Le dà un'aria così giovanile da non sembrare neppure nata. Il bocciolo di una rosa. Sì. Oddio! Buongiorno, mamma. Buongiorno, Pipina. Dottor Lavirette. Omaggi, signora. Dottor Frontignan? No, non dottor Frontignan. Maritino mio, se passa qualcuno... Ma te lo sei scordato, Fifina? Buongiorno, maritino mio. Il suo bicchiere, signora. Grazie, hai dormito bene, passerotto. E tu, colombella? Come un ghiro, piccioncino. Mi fa piacere, micia. Oh, com'è bello il linguaggio dell'amore. Perdono, Angelica. Fifina? Sì? Ho uno spillo che mi punge qui dietro. Guarda un po', con permesso. Cosa aspetti? Per anni della suocera. Dove vuoi che la porti? Ma dove ti pare? In cima alla montagna. E tornate a mezzanotte, quando tutti dormono. Scusa, io sono venuto a Royat anche per fare la cura delle acque. E stanotte non ha tentato nemmeno di entrare in camera tua? Ma che? E sì che avevo lasciato la porta socchiusa. Oh, ma allora è un pezzo di legno. Portati via quell'altro e prova a lasciarmi sola con lui. Provvedo io. E allora, dove si va di bello questa mattina, bel giovanotto? Che ne dice di andare a fare una bella passeggiata su un somarello? Io e lei? Io trovo un'idea deliziosa. Ecco, vada sul somarello, buona passeggiata. Mammina, stai attenta a non cadere, come sempre. Stai tranquilla. La piazzo su un asino, la pianto lì.
Che cosa vi dite voi due birichini? Abbe, attenta, è innamorato pazzo di lei. Oddio, davvero? Beh, allora si va, bella signora, eh? Io sono tutta per lei. Vuoi assaggiare il mio popone? Quanto è dolce, quanto è buono. Vuoi assaggiare il mio popone? Ora vedremo se è di legno. Ecco, se segga qui, per favore, ho alcune cosette da dirle. Volentieri, dottor Frontignano. No. Maritino mio. E tanto più che non l'ho ancora ringraziata di quello che lei ha fatto per me. Per carità, non ne parliamo. Sì, invece, parliamone. Lei mi ha portato a Royà per farmi ritrovare il do di petto. Per puro interesse scientifico. Proprio solo scientifico? Proprio solo. Sarà. Il suo è un caso singolare, desidero seguire personalmente tutte le fasi della cura. È per seguire le fasi della cura che mi ha preso una camera accanto alla sua? Certo. E che mi ha chiesto di chiamarla marito e a mia madre di chiamarla genero? Ma sicuro, per evitare pettegolezzi. Ed è per la stessa ragione che quando non siamo soli vuole che le dia del tu. Per la stessa ragione. Prova ne sia. Che se qualcuno tentasse di corteggiarla... Se qualcuno tentasse... E qualcuno certo tenterà, io, siccome non voglio ostacolare il suo avvenire, la prego pure di agire liberamente, di non avere tentennamenti, anzi... Ah, ho capito. Non le piaccio. Ma sì che mi piace, però... Però non le dico granché. Sono un uomo di scienza. Ma se la guardassi così, gli gliel'ho detto, se qualcuno mi piace è più forte di me. Sono un uomo di scienza. Se prendessi la sua mano nella mia... Ma sono un uomo di scienza. Chi uomo di scienza è uomo di scienza? Non sarà un uomo di scienza con tutte le donne? Con tutte le donne? Con tutte. Ci siamo capiti? Sì. Oh, bene. Ah, un'altra cosa. Sì. Questa mattina aspetto un americano, un certo Jonathan Braxton, l'uomo più ricco degli Stati Uniti. E glielo presenterò, eh? E la prego di accoglierlo con simpatia. Farò come mio marito desidera. Ma dove va ora? A bere il mio primo bicchiere d'acqua. Lo vedremo, l'uomo di scienza. Mia cara, non illuderti. Ho tradito mia moglie una volta sola, irresponsabilmente, e a causa di una droga dannata. Ma il solo pensiero di tradirla un'altra volta... Che cos'è? L'onibus in arrivo dalla stazione. È arrivato il treno speciale? No, signore, questo è il diretto delle 9:30. Ah. Il treno speciale arriverà tra un quarto d'ora. Ah, tra un quarto d'ora, grazie. Prego, prego, signori, da questa parte. Vieni. Oh, per carità, non ne posso più. Il colonnello... Se sei stanca, siediti, è deliziosa, ma è delicata. Dottor Frontignano! Ai, dottore! Salve! Lei è Royale? Sì, da ieri. Ma non mi aveva detto? No, è stata una decisione improvvisa. Ed è qui con sua moglie? No, sì, sono qui con mia moglie. Il signore è alla camera 18 e la signora Frontignano alla 19. Sì. Ma come, alla vostra età già camere separate? Sì, ma solo quando viaggiamo, sì, è un'abitudine. Ah, camere separate, beati voi. Ma contenti voi. Ho sbagliato a mandarlo a Royà. Allora, c'è una camera libera? Sì, signore, avremo la 31, secondo piano, splendido panorama sulla montagna, due letti. Due letti? Si letti separati a me quando viaggio con una donna. No, dico, mi ha guardato in faccia. Sì, ma... Letto unico, giovanotto, e non troppo largo. Allora la 35, sempre al secondo piano, ma senza panorama. Che cosa me ne importa del panorama? Il panorama... Ci penso io. Non è vero, Sidonia? Sì. Oh, poveretta me. Vuole favorirmi il suo nome? Colonnello Mario Lacanebier. Lacanebier di Marsiglia. Senti, giovanotto, e avverti anche i tuoi colleghi. Il primo che dice ancora che sono di Marsiglia si becca come mancia un paio di sberle. Come, signore? Io sono di Roubaix, Dipartimento del Nord, capito? Dietro Frot! Di Marsiglia, e mi propone letti separati, quell'imbecille. Si ricordi i riguardi dovuti alla guarnigione, colonnello? La guarnigione tirerà finché avrà polvere, la guarnigione. Sì, ci ho pensato a lungo, dottore, dopo la sua visita. In fondo io sono solo, non faccio torto a nessuno, e allora
godiamo dopo di me il diluvio. La vedo deciso, bravo. Io non ammaino bandiera. Se avessi ritrovato mia figlia, allora lo capisco. Mi sarei dedicato completamente a lei, ma il cielo non ha voluto e allora godiamo. Tuttavia, date le sue intenzioni, trovo inutile Royà. Ma lo sa che qui ci si annoia mortalmente. Infatti, se io ci rimarrò non sarà certo per me, ma è per lei. Per lei? Questa ragazza è anemica, è giù di pressione. Una sola notte di intimità in vagone letto e lei guardi. Guardi com'è ridotta. Ma che cos'ha questa ragazza, dottore? Ma cosa vuole che ne sappia io, colonnello? Abbiamo. È lei che me l'ha buttata fra le braccia, no? Ah, sì, cioè, sì, so benissimo che cos'ha, ma è come se non lo sapessi, è un segreto professionale. Ah, non ci avevo pensato, è vero. Mi scusi, eh. Anche la cocò giù di pressione ci voleva. Sidonia. Sidonia! Sì, dopo, Mario. Dopo, adesso lasciami dormire. Ma sì, ma vai di sopra a dormire, tesoro. Vai in camera, no? È la 35, credo. La no? 35? Sì. Certo che i militari. Fammi portare un uovo sbattuto, tesoro. Vuoi? Sì, te lo porto io. Vengo subito anch'io, eh? No, no, tu no. Non c'è fretta. Dopo. Posso avere l'onore di essere presentato alla signora Frontignan? Oh, ciao, Cocco. Ma che Cocco, no? Ma questa non è la signora Frontignan. Vada via, lei. Ma non è... È da tempo che io desideravo conoscerla. Cameriere? Cameriere? Cameriere, ma è sordo! Signore? Un uovo sbattuto alla 35. Subito, signore. È l'omnibus del treno speciale. Sì, signore, è quello con il signor Braxton, l'americano. Beh, tenete altri 5 franchi. Grazie. E ricordate, io sono qui con mia moglie. Oh, certo. Ma pagherei io per sapere che cosa. Finalmente ci siamo. Angelica, piccola mia, se sapessi cosa sta per succedere. Vengo da questa parte, buongiorno. Innanzitutto una parola, sta alloggiando qui, dottor Frontignan? Sì, signore, grazie. Well, è signora Frontignan con lui? Sì, signora, la camera 19, grazie. Very well, 19. C'è anche la suocera del dottore, la signora Bicco. Ma io infischio suocera! Io ho prenotato un appartamento, è pronto? Sì, signore, immagino che il signore si fermerà in 21 giorni per la... 21 giorni? No, soltanto 5, se nel tempo di 5 giorni non è corduto. Ecco mio uomo, tenete? Prego. Ora fingiamo sorpresa. No, spavento. Vedete sfuggire me, non vero? Buongiorno. Ah! Jonathan Braxton. In Philadelphia, yes. Voi qui? Io temo che voi non eravate aspettando per me, non vero? Ma no, io veramente no. Voi avete venuto a Rort per sfuggire a mia vendetta. Ma come? Ma perché voi pensate ancora? Se io penso ancora? Molto ridicolo, come io sono becco, voi domandate a me se io penso ancora. Chiamate immediatamente signora Frontignan. Mia moglie non è qui. Io sono venuto a Royà da solo. A solo? Portiere! Comandi, signor Braxton! Chi sta alloggiando camera numero 19? La signora Frontignan! Oddio! Dunque? Dite alla signora da parte di suo marito di venire qui immediatamente! La signora del parco, vada a dirglielo! Qui solo a Royat, io temo che voi non abbastanza furbo per giocando con l'America! Purtroppo è vero, ahimè! Mi hai chiamato, caro? Sì, amore! Per l'ultima volta, pietà, in nome di George Washington. No, presentatemi. E sia. Permetti, cara, che ti presenti un mio illustre amico, il signor Jonathan Braxton. Di Philadelphia, yes. L'uomo più ricco degli Stati Uniti. E mia moglie. Fortunatissima. Io molto felice, signore. Io ho molta simpatia per vostro marito. Un suo cliente, immagino. Oh, yes, un particolare cliente. Ah, sì, è particolarissimo. Voi andate, io comincio. E sia. Permette, signor Braxton, avrei della corrispondenza da sbrigare. Oh, yes, I can understand, please. Fate onumi che quella donna gli ceda al più presto. Molto confortevole, signora Frontignan. Cameriere, champagne! Subito, signore. Sapete voi perché c'è pay? Avrà sete, immagino. Oh no, noi americani quando intendiamo fare corte a bella signora cominciamo sempre con champagne. Oh, e a chi volete fare la corte?
A voi. Oh, a me. No, prego, dopo Champagne. Lei è un bel tipo, ma scusi. No, aspettiamo per Champagne. Aspettiamo. Ma cosa fa questo cameriere? Cameriere, cameriere! Va, signore. Qui, coffretta! Ecco qua, signore. Credi, deliziosa signora. Ormai potete andare. Sì, signora. Si scola tutta la bottiglia e a me niente. All right, I'm ready. Ma'am, I love you. Signora, io amo voi. Già. Dal primo momento che vi ho veduto, io ho avuto colpi di folli. Oh, mio Dio. Certo, tutta un'altra cosa da frontignare. Se fossi europeo, io parlerei voi about little flowers, circa fiorellini, circa uccellini, circa sole, circa luna, circa stelle, circa mille altre stupide, inutili cose. Ma io, americano, mia poesia a dollari, prego accettare queste. Che magnifico anello! È per me! Yes! E anche questo è molto più bello di altro. Oh, una collana di perle! Yes! Oh, Jonathan! Mi chiama già per nome! All right! Ma allora è vero! Lei mi ama! Oh, yes! Questi gioielli non me li offre in nome della scienza. In nome di chi? Niente, mi capisco io. Me li offre in nome dell'amore. Ma certamente, hanno altri molto più belli in camera mia. Venite in camera mia e vedrete. Oh, nella sua camera. Promettete venire in camera mia a vedere il gioiale? Ma signor Braxton... Promettete? Non dico di no, forse. Non dite forse, dite sì. Ebbene, sì. All right. All right. E quando state venendo? Oggi, subito. Non so, prima devo... Prima che cosa? Prima che cosa? Niente, niente, però lo prometto. Oh, I'm very happy, molto felice. Io vado a fare mettere tanti dollarini in tutta la camera. Sì, bravo, ecco. Arrivederci, doll. Arrivederci. Prima deve fare che cosa? Oh, dottore, era qui. Eh sì, ero qui in combinazione e ho sentito tutto. Ah, complimenti, eh. Una bella conquista, un nome come Jonathan Braxton. Almeno non è un uomo di scienza come il suo amico Frontignan. È un miliardario, molto meglio, direi. Brava, brava, brava. Mica poco essere l'amante di un miliardario. L'amante? Un momento, non ancora. Cosa non ancora? Eh no, prima devo regolare un conto col suo amico Frontignan. Un conto? Ma si è comportato male? In modo semplicemente terribile. Frontignan? E quando un uomo parte, solo con una donna, non c'è da sbagliarsi, si sa dove vuole arrivare, no? Ebbene, lui, niente, un'indifferenza, una freddezza, umiliante. Beh, ho pensato, sarà timido, incoraggiamolo. E ieri notte ho fatto portare in camera sua dello champagne. Ho lasciato aperta la porta comunicante fra le nostre camere. Mi è sembrato un pensiero gentile. Senza dubbio. No, delicato. Lo sa lui che ha fatto? Ha chiuso la porta. No. A chiave. È la prima volta che mi succede. Non deve prendersela, è dopotutto un uomo di scienza. Oh, conosco scienziati, senatori. Sono molto più focosi degli altri. Io non posso subire un affronto simile. Ma lei ha la vendetta a portata di mano, no? Braxton! No, io voglio Frontignan. Solo Frontignan e nient'altro che Frontignan. Non c'è Braxton che tenga. Cosa, cosa, cosa? Dove va? Ma, beh, prima Frontignan, poi si vedrà. Ma non dirà mica sul serio. Certo, dico sul serio. Si tratta della mia reputazione. Ma che c'entra? C'entra. Se si venisse a sapere in giro, sarei disonorata. Non esageriamo adesso. Su certi principi non ammetto cedimenti. Io sono stata disonorata dal suo amico. E il suo amico deve riparare. Lui in persona. Solo lui e nient'altri che lui. Proprio lui. E nient'altri che lui. E finché non avrò raggiunto il mio scopo, con Odette più niente da fare. Per nessuno. Lo può annunciare ad amici e conoscenti. Ma non c'è senso comune, Odette. Può darsi, ma ho deciso così. Che bell'imbroglio. Le 10:30. Vado a bere il mio ultimo bicchiere d'acqua. Le assicuro, una vergogna simile non avrei il coraggio di confessarla nemmeno alla mamma. Non c'è via di scampo. Frontignan deve sacrificarsi.
vendetta, tremenda vendetta. Messo? Luciano? 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 Luciano, ma che fai? Stavo ascoltando, sai, alle volte, bravo. No, niente da fare, niente da fare. Come niente da fare? Dipende solo da te. Da me, eccomi qua, che devo fare? Riabilitare quella ragazza. Cioè? Io ho cercato di farla ragionare, ma fiato sprecato non lo fa per denaro, quella. Ma di chi stai parlando? Di Bernadette. Bernadette? Luciano, ma di chi vuoi che parli, idiotette? Si è offesa dalla tua indifferenza, si è messa in testa che fino a che tu non... Cosa? No! Dice che lei ti ha fatto mandare dello champagne e tu le hai chiuso la porta. Insomma, l'hai disonorata e hai soltanto un modo per restituirle l'onore. Ma vado a farselo restituire da un altro l'onore? No, glielo devi restituire tu. Ma io mi rifiuto. Dovrai tradire un'altra volta Angelica. Dico, siamo matti, ma... Luciano, per una volta... Ma no, non è possibile. Ma pensa che sia una medicina. Chiudi gli occhi, è questione di un momento. Il medico sono io, e le medicine le faccio prendere agli altri. Oltretutto sei stupido. Una ragazza come Odette così carina. Al mondo c'è una sola donna carina, mia moglie. Non un benedetto uomo, ma vuoi diventare becco, sì o no? Ah, sinceramente non avrei mai creduto che fosse tanto difficile. No, trova un altro sistema. Io? Tu, sei stato tu a piccarmi in questo pasticcio, no? Quindi tocca a te. Ma io ce l'ho l'altra strada, sei tu che non la vuoi. Se ho tradito una volta mia moglie, la mia piccola moglie adorata, è stato per colpa delle tue maledette pillole. Ora, tradirla una seconda volta, a freddo poi, così io lo so. A freddo, no? Ma a caldo? Luciano, ma che cos'hai? Ma ti senti male? Come senti? Io? Ti sei fatto tutto pallido come uno straccio. Pallido, tu dici? Sì, tu hai il labbro esangue, ti stai svenendo. Oddio, sto svenendo davvero? Mettiti a sedere qui, per carità. Ma non mi sento niente. Dovresti bere qualcosa. Bella, guarda. Qui c'è giusto dello champagne, eh? Boh. Il polso è normale, bevi, Luciano, ecco qua, bevi, cioè, tira su il champagne, bevi. Champagne, tira su, sì, beviamo il champagne. Solitamente, ecco. Sono sempre pallido? Meno, già un po' meno. Sì. Chissà cosa sarà stato. Forse il pensiero dover tradire un'altra volta Angelica. Ecco, forse il pensiero. Avanti? Scusa, il signore ha chiamato. Oh, Francesco, bravo, portate pure via. Subito, signore. Ecco. E pregate la signora Frontignan di venire qui subito. Sì, signore. E se qualcuno chiedesse del dottor Frontignan, dite che sta facendo ginnastica. Vado, ho capito tutto. Ma che strano, che il polso è normalissimo. Tutto passato, guarda, hai anche ripreso il tuo colore, puoi alzarti adesso. Via. Non sono più pallido. No, ma che... A posto. Ma che strano, però. Non ti sembra che faccia un po' caldo? È il sangue che ricomincia a circolare. Manca il sangue che ricomincia a circolare. Io sono tutto un calore. Mamma. Sai che questa sensazione non mi è nuova? Ah, no? Mi sembra come... Cosa mi hai dato da bere in quella coppa? Una pillola d'Ercole. Una pillola? E adesso capisco che tu lo vuoi, no? Ma scacciare... Luciano, non cominciamo, Luciano. Ma io ti straccio. No, Luciano, Luciano. Vuoi farmi tradire mia moglie per forza, È necessario, Luciano. No, prima che ammazzo. Ma no. Io prima che ammazzo, prima che ammazzo. Prima che ammazzo, voglio... No. Vieni. Mi chiudo in casa, sì, e butto la chiave della finestra. Oh, sfido il cielo! Vedi, amorino, che gioco della mamma! C'è una donna! Vieni qui, bellezza! Oh, cielo! No! Vada via, lei! Vada via, nel cesto! Amore, mi bacio, una donna! Ah, il mio regno per una donna! Ah, eccomi! Oh, Odette, finalmente! Cosa desideri, maritino mio? Dirti che sei deliziosa, adorabile! E come dici? Sono stato un vero cretino l'altra sera a chiudere le porte del paradiso. Ma non lo riconosco più. Un uomo di scienza. Un uomo di scienza. Vieni qua, amore, vieni. Io sai cosa voglio fare. Voglio
sederti, sì. Qui c'è l'uomo delle caverne, l'uomo che ti ama, che ti adora, che ti desidera. Che mi desidera? Ma la scienza! Ma levami il fisco della scienza, della scienza. Vieni, qua, vieni. Sei la tua camera? No, 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 mio, no. No, vostra, no. Vieni, vieni, vieni. Come sarà contenta la mamma? Prego, signora, da questa parte. Scusate, il dottor Frontignano. Dio mio, sta facendo un po' di ginnastica, sa, prima di colazione. Ginnastica? Sì, con... È la signora Angelica. Oh, dottor Lavirette, che c'è, dottore? Mi sembra diventato una statua. Chiedo scusa, signora, ma non mi aspettavo proprio di vederla qui a Ruaia. E allora... La signora desidera... La signora non desidera, Francesco, potete andare. Per le valigie! Gli ho detto di andare, cretino. Vado, vado. Ma che cos'ha? Mio marito, dov'è? Suo marito è lontano, molto lontano, è in montagna, no? C'è facendo ginnastica in montagna? In montagna, è più salutare, sì, ma lei che cosa c'è venuta a fare qui a Ruaia? Arrivedere, Luciano. Cosa vuole, dottore? Avevo contato troppo sulle mie forze. Ieri sera non ho retto, non ne potevo più, e così io ho preso il primo treno. Ma il bambino? No, ne faremo a meno, cosa vuole? Oltretutto l'ho perseguitata dalla corte di un imbecille. Di un imbecille? Sì, se mi indica la camera di mio marito vado ad aspettarlo là. La camera? No, in camera sua, no, non è possibile. Perché? Perché l'ha disdetta la camera, e anch'io l'ho disdetta, tutti l'abbiamo disdetta. In questo albergo si sta malissimo. Vitto immangiabile, clientela equivoca. Si figuri che la vedova Bicò, no? Canta canzonette oscene a tavola. E chi è la vedova Bicò? È una pazza, io soggiorno il mio popolo, quanto bello. Ah, conviene anzi che ci trasferiamo subito, venga con me. Ma dove? E dove? Di qua, in un altro albergo. Ero d'accordo con Luciano che ci avrei pensato. Le mie valigie? Le sue valigie le manderemo a Prentice. Andiamo pure. Volto, 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 donina Trenti. Ah, ho dimenticato la borsa. Ci penso io. L'americano. Voi scusatemi, chi ho l'onore di parlare con? Dottor Lavirette. Jonathan Braxton. Potete voi dirmi chi era la signora che parlava con voi? La signora era mia sorella. Sua sorella? Very beautiful. Ma piano, piano, per carità. Ai, ai, ai. Oh. Che male. Oddio, che male. Ai. Non mi tocca del braccio, per carità! Oh, che male! Cosa è quella? È la suocera del dottor Frontignan, caduta dall'asse. Ah, io infischio, suocera! Molto bella la sorella! Che bestiaccia! Ma dov'è quel disgraziato del dottor Lavirette? Mi ha lasciato solo sul somaro! Le vado subito a prendere qualcosa da bere, signora. Grazie, per giovane. Credevo di morire! La signora caduta dall'asino, poverina! È Zozò, non mi inganno. È Zozò! Chi è quella signora? È la suocera del dottor Frontignan. La suocera? Non è possibile. Mi scusi, signora. Mario! Vuoi assaggiare il mio popone? Quanto è dolce, quanto è buono! Sei tu? Mario! Si conoscono, Zozò. Dio mio, come ti sei ridotta. Tu, 20 anni dopo. Non ho potuto sbrigarmi prima. E mia figlia? Dimmi di mia figlia. Quale figlia? Quando ricevetti il tuo telegramma, la giuri, in patria subito, sei padre bambina. Dio, che emozione, Zozò. Oddio, ho mandato un telegramma anche a lui. La mia bambina, dimmi, è felice? Suo marito è buono con lei? Suo marito? Certo, non solo ha avuto la gioia di ritrovare mia figlia, ma ho avuto anche la gioia di sapere che ha sposato il nipote di un mio compagno d'armi. Ah, e chi è? Il dottor Frontignan, un uomo che conosco e che stimo. Ah, sì, però... Hai scelto benissimo. Sì, però devi sapere che... Dio ti ricompenserà di aver cresciuto nostra figlia nell'onestà. Io sono ricco. Sei ricco? Molto ricco. Allora silenzio. E ora so qual è il mio dovere. Ma parlami di lei. Dove posso abbracciarla? Non lo so, forse nel parco. Nel parco?
Ecco, vado a stringerla al mio cuore. No, 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 Mario, aspetta. Vado io. Aspettare per abbracciare mia figlia? È pazza. Mario, aspetta. Oddio, è Frontignan che non sa nulla. Qui finisce male. Mario! Perdona, Angelica. Tu sai che io non l'ho fatto apposta. Cioè, tu non lo sai e non lo dovrai sapere mai. Sì, Silvia. No, basta, eh. È stata la follia di un momento, adesso basta, riabilitata. Oh, sei qui, tesoro. Sì, amore, sono qui. Amore mio, se tu sapessi. Ma no, dopo, prima devo mandare una lettera. Una lettera? Che lettera? Questa è al signor Brax. Oh, finalmente. Sapessi, sai, quando siamo rimasti soli, mi ha proposto di diventare la sua amante. Ma no. Sì. E tu? Avanti. Il signore ha chiamato? Sì, Francesco, ho chiamato io. Portate questa lettera con questo pacchetto al signor Brax. Sì, signora. Grazie. Gli ha fissato un appuntamento? Se tu sapessi come mi sento felice, fru fru. Finora avevo sempre tradito i miei amanti perché non sapevo cosa fosse l'amore. Capisci? Ignoravo cosa significasse veramente essere amata. Ah. Ma ora lo so. Ora che m'hai stretta fra le tue braccia. Ora che ho sentito le tue labbra sulle mie. Ora mi sento un'altra. Per la prima volta il mio cuore ama. Oddio. Il passato è morto. Il tuo amore mi ha redento. D'ora in poi non avrai più nulla da rimproverarmi, amore. Sì, non ci mancava che questo. Bene, sì, siamo a posto. Ho rimandato all'americano i suoi gioielli. Cosa? Sì, con queste semplici e nobili parole. Si riprende il prezzo del disonore. Io non tradirò mai il mio vero e unico amore. Piuttosto la morte. Siamo rovinati. Che c'è? Non mi sembri contento? No, io no, figurati amore, ma io sono felice. Oh, oppure non sei libero? Oddio, non sarai mica sposato? Sposato? Io sposato? Ma io sono libero come l'aria. Dunque non ci lasceremo mai. Lasciarci? Io e te? Mai, guarda, mai. Devo levarmela dai piedi al più presto. Staremo tutti e tre insieme. Sì. Io, te e la mamma. La mamma? No, amore, no. Ma che ti succede? Mi succede che io non ho il diritto di dividere con te la mia vita. Ecco, io non sono degno di te. Non sei degno di me? No. Sono pieno di debiti, vivo di raggiri, di cose, di ripieghi. Oh, e di che ripieghi? Ma come? Ah, sì, sono perseguitato dagli usceri, dai pignoramenti. Presto sarà per me la miseria più squallida e nera. E credi che questo mi faccia desistere? No, tu mi devi lasciare, amore. La miseria con te sarà felice. Ma no, lo escludo! Sì, vedrai, lavorerò. Comprerò una macchina da cucire. Una macchina da cucire? Ma non fare sogni impossibili! Tu sei medico, avrai pur sempre dei clienti. Medico io! Anche tu ci sei cascata, eh? Povera vittima. Sappilo, sciagurata. Che non sono nemmeno veterinario. Come? Verrò arrestato da un momento all'altro per esercizio abusivo della professione. Ecco, sarà la vergogna, il disonore, il carcere. Il carcere? Sì. Oh, ebbene, amore, io verrò con te. Odette. Se Romeo fosse stato arrestato per esercizio abusivo di professione, Giulietta di certo non l'avrebbe abbandonato. No. Già. Anch'io ti amo con passione. Anch'io diventerò un amante celebre. Ladro. O addirittura assassino. Tu sei l'uomo mio. Come? Ora credi al mio amore. Fru fru. Si vede Dio, non lotto più. Va in camera. Perché? Perché voglio ordinare che non faremo colazione. Oh, pranzeremo in camera. Sì, in camera, sì. Come due innamorati. Io e te da soli. Oh, gioia mia. Vai. Vado a preparare la tavola. Sì. E io vado a preparare la fuga. Fru fru. Ah,
Sì. Sono tua per sempre. Certo. Ciao, amore. Ciao. La violetta! Nel parco non ci sono. Non c'è che una soluzione. Scappare. Lui, Frontinia! Mi scusi, colonnello, ma ho fretta. Fermati. Mi dà del tu? Ne ho il diritto. Il diritto? Sto per darti una grande notizia, una gioia immensa. Sì, quale gioia? Ho ritrovato mia figlia. Oh, mi rallegro con lei, colonnello, ma io ho fretta. Come? Ma non hai ancora capito, mia figlia? È tua moglie. Mia moglie? La Zozò di cui ti parlavo, la Zozò del caffè concerto, è la signora Bico. Eterni numi. È tua suocera. Non è possibile, io sto sognando. Ma non stai sognando, sono tuo suocero. Il padre ti ho detto, ora gli dico tutto. Ascoltami. Prima mi ascolti lei. Niente affatto, ascoltami tu. Le tue osservazioni le farai dopo. Dunque, io ammaino la bandiera. Ma come credi? Il dovere innanzitutto. Tra un'ora liquiderò Sidonia, tra un mese sposerò Zozò. A me non interessa, colonnello. Ma come non ti interessa che io viva in concubinaggio con la madre di tua moglie? Sentami, stia caro sentire. Frontignan, io ti conosco da pochi giorni, ma quanto ad onore tu hai delle idee che non mi piacciono affatto. Ma perché lei non che sa... Che non mi piacciono affatto! Ma insomma... Con certe idee si fa infelice la moglie e si finisce per tradirla. Ma porco diavolo! Non c'è diavolo che tenga, qui c'è un suocero che parla a suo genero. E gli dice, io ho una figlia, tu l'hai sposata e le devi fedeltà. Se vengo a sapere che tu la tradisci... Ma che c'entra, colonnello? Io ti schiaccio come un verme. Anche questo mi ammazza. Come un verme. E ora fai pure le tue osservazioni. Sì, fossi matto. Niente da dire, lo immaginavo. Lo sai che cosa ci vuole per te? Un suocero che ti faccia rigare di rito. Ha ragione, sì. Benissimo, soprattutto dammi del tuo. Volevo proprio chiederle questo onore. Vai a cercare mia figlia perché la voglio abbracciare. Ah, no, 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 adesso non è possibile, è nel bagno. Allora ne approfitto per andare a liquidare Sidonia. Sì. A dopo, eh? Ah? E ricorda, eh? Come un verme. Devo andarmene subito. La Vinetta! Luciano! La Vinetta! Luciano! Va la Vinetta! Finalmente. Inventore delle pillole d'ercole. Cosa c'è? Fiasco? No, anzi, adesso mi adora. Vuol comprare una macchina da cucire ed è diventata la figlia di la canebiera. Eh? È tutto per colpa tua. Cos'è, Luciano? Non venirmi più, Luciano, per favore. Luciano, ma cosa ci fa lei qui? Se ne vada, se ne vada. Alla via, alla via. Lucio, prima di mandarmi al creatore, senti quello che devo dirti, scusa. Che c'è? Ancora una cattiva notizia. No, una buonissima notizia. Beh, sta, metti qua, permette, scusa. Guarda avanti, sì. Lucia, sta, guardami, Lucia, tua moglie è qui. Sì, è a ruota. Che la prendi così. Lucia, è arrivata col treno di Lione, alloggia al metropolo. È uno scherzo. Non è uno scherzo. No, Luca, non è uno scherzo. Lontana da te, si annoiava, era anche perseguitata dalla corte di un imbecille. Insomma, è venuta qui. Mia moglie Arruaia. E le verdie che non mi ha avvisato. L'albergo deve essere questo. Eccolo. Le verdie. Luciano. Tu. Arrivo adesso. Tu. Di corsa dalla stazione. Sì. Tua moglie è fuggita da Alexei. Non so più dove sia. Non so dove sia. Poverino, non so dove sia. Ma cosa ci fa lei qui? Ma devo andare alla fontana. Ma che fontana? Vada al diavolo. Lei vada al diavolo. Lei. Non so più dove sia. Te lo dico io. Mia moglie è qui. È qui. Arruaia. Sì. Arruaia. È così che hai mantenuto la promessa ad avvertirmi? È così? Temevo di impressionarti. È così che l'hai sorvegliata? È così. Hai permesso che perfino un imbecille le facesse la corte? Un imbecille? Sì. No, scusa, qui... L'ha detto lei. L'ha detto lei. Ah. E adesso la parte. No, Frontegno, oh. Dottor Frontegno. No, no, via. Frontegno, un galantuomo. Tu di... Sì, Todoli. Cosa fai? Signor Frontignan! No! Io la ucciderò! Aspetta, le vedi? No, aspetta! Sono la Cheggio! Scusa! Sono... Signor Frontignan! Io la ucciderò! Ah, oh, faccia pure, ti sono abituato! E le manderò ai miei padrini! Illuso, se credi che li aspetti qui! Che Luciano, che intenzioni hai? Scappo su a prendere le valigie senza che quella mi veda. Tu,
tu vai a prendere mia moglie e portala alla stazione. Sì. Partiamo per Marsiglia col primo treno. Va bene, d'accordo. Va. Un'altra cosa. Sì. Davide, Davide. Paga il conto. Ah, io naturalmente. Sì, tu paga il conto. Sì. E procurami una carrozza chiusa. Una carrozza chiusa. Va bene, va, d'accordo. Va. Sì. Ah, Luciano, Luciano, dimenticavo, guarda, sì, che ho detto a Braxton che è mia sorella, eh? Chi? E lei è mia... Lei? No, no, non lei, che è tua moglie. La mia moglie? È mia sorella, sì. Allora, una carrozza chiusa, sì. Mia moglie e sua sorella. Ma perché? Prego. Decisamente mio marito è introvabile. Luciano! Angelica! Luciano! 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 Eri felice? No, felice io, ma non so come si possa essere felice qui a Ruaia. Angelica, non ne potevo più. Adesso ritorna al metropolo e rifai le valigie. A mezzogiorno si parte. Per Parigi? No, non per Marsiglia. E poi per l'Italia. Per l'Italia? Sì, avevo sempre promesso di portarla. Oh, che gioia! My God! Ci fermeremo un mese, due mesi, tre mesi. Finché vorrai, non ci lasceremo più. Ma ti voglio tanto bene. Angelica, te ne voglio di più. No, te ne voglio di più io. Angelica, ce ne vogliamo di più tutti e due. La sorella di Lavirei tra le braccia di Frontinien. Allora, vado al metropolo. Sì, siamo 5 minuti e ti raggiungo, eh? Sì. Ciao, amore. Ciao. Amore. Amore mio. Va. Gli occhiali. Ah, gli occhiali. Sì. Ciao. È sua amante. Le valigie. Io devo fare... Buongiorno. Molto più bella di vostra moglie. Oh, caro Braxton. La signora che voi stavate abbracciando è vostra amante? La signora che... Oddio, che umiliazione. Sì, è la mia amante. Oh, very well. Allora io dirò voi una cosa che farà voi pieno di piacere. Io sono venuto in Royal per vendicando con vostra moglie. Io rinuncio. Cosa? Davvero? Yes. Oh. Io farò voi un cornuto con vostra amante. Ah, non è possibile, signor Braxton. Sidonia è liquidata. Allora volete presentare me a vostra amante? No, mai. Come amante? No, no, no. Tu hai un amante? No, no, no. Lasciate, ora sto parlando io col dottore. Zitto lei, io sono il suocero. Ma lasciami andare, insomma. Ma che succede? Ti permetti di avere un amante? Oh, yeah. Come? Sorella di Lavirette è sua amante. No! Ah, Fifina! Fifina è svenuta! Aiuto! Via, su, in camera sua! Aiuto! Aiuto, Isali! Ma lasciatemi parlare, insomma! Io ti schiaccerò come un verme! No, 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 basta! Mi avete seccato tutti e due! Ora parlo! Dirò tutto! Signor delegato, ecco l'uomo che ha tentato di rubarmi l'onore! Sì! Arrestate quell'uomo! No! Ma come arrestate? Signor delegato, io sono innocente! Sono innocente! No, dico, la vista! Facciata! Non è colpa mia, è colpa di Ercole! Ercole? Sì! Silenzio! Portatelo via! Belli sta a quello sporcaccione! Professionista! Io stimato! Io sono altro che... Come avete fatto? Io ho una moglie che è abbastanza brutta, ma molto meno di questa. Eppure io non... Fifina! Fifina, di qualcosa! Fifi! Chissà, proprio oggi doveva svenire. Fifina! Proprio oggi che abbiamo trovato un padre. Sta per dire... E un marito. Oddio, quello è quasi certo, almeno speriamo. Oddio, mi sento svenire adesso. Fifina! Dovrò metterla al corrente della situazione prima che Mario la veda. Fifina! Oh, finalmente! Fifina! Dove sono? Qui, Fifina! Ah! Ha un amante! Frufru ha un amante! Fifina, senti. E mi aveva giurato di amarmi e di essere libero. Fifina, sto a sentire. La sorella di Lavirette è la sua amante. Fifina! Ecco perché Lavirette voleva mettermi con l'americano. Temeva che soffiassi l'amante a sua sorella.
Figura pulita quella Viretta. Pippina, mi vuoi ascoltare, sì o no? Cosa vuoi? Pippina, ho ritrovato un caro amico di 20 anni fa. Il colonnello Lacaneviero. Ma me ne infischio io. Sì, però senti, tesoro. Lui crede di essere tuo padre. No. Sì. Allora è un cretino. Beh, è un cretino però, ricco, che mi vuole sposare. Oh. Mammina, non raccontare le solite balle, eh? Non è il momento. Ma scusa, se ti crede sua figlia. Zuzo mi ha detto, farò il mio dovere. Allora ti prego, appena lo vedi, buttali le braccia al collo esclamando commossa: cielo, mio padre! Sì, sì, un'altra volta però, eh? Oggi ho altro per la testa. E dico, ma vuoi scherzare? Mammina, non seccarmi. Ah, ti secco, eh? Ti secco. Allora sai cosa ti dico? Quando una ragazza come te a 20 anni non si è ancora fatta una posizione, non ha il diritto di impedire a sua madre di prendere marito a 48. Cosa fai adesso? Mi cambio, non vedi? Per andare a cercare quella là. Ma lascialo fare. Corno più, corno meno. Se non lo secchi torna sempre a casa. Corno più o corno meno, eh? Ah sì? La vedremo. Scusi, Francesco. Dica il dottor Laviretta. Ha visto il dottor Frontignan? Frontignan? Oh, lo hanno arrestato 15 minuti fa. Frontignan arrestato? Sì, per oltraggio al pudore della signorina Colombo. La signorina Colombo, quella cosa con quel cagnolino, sì, che... Proprio così, no? Che scandalo per il nostro albergo. Ma povero Luciano, bisogna liberarlo. Ma dov'è mio marito? La signora Angelica. Scusi, il dottor Frontignan. È in carcere, signora. In carcere? Sì, ce l'hanno portato 15 minuti fa. Sì, ma per visitare un malato. Oh, per visitare un malato? Sì, per visitare un malato. Credevo l'avessero arrestato. Oh, arrestato, perché mai? Beh, non è la prima volta che arrestano uno senza motivo. Beh, in città, in provincia, queste cose non capitano. Dunque, signora Angelica, adesso lei se ne ritorna in stazione che io vado a raggiungere Luciano. Noi, il treno è ormai partito, non ce ne sono altri prima di sera. Vengo con lei. No, non si può, è una malattia infettiva, in carcere, cosa vuole? Lei, signora Angelica, lei aspetti qui, ecco. Qui? Sì. No, no, qui no, per carità. Perché? Perché questo è un albergo malfamato, ha visto, e poi anche qui ci... se mai, salga in camera mia, al 21, ecco, guardi, ho qui la chiave, tenga, signora Angelica. In camera sua? Sì, sì, è molto meglio, molto meglio. Povero Luciano. No, salire nella camera di uno scapolo non mi sembra davvero conveniente. Dal momento che il dottor Frontini non intende presentarmi al suo amante, presenterò me stesso a lei. Cameriere Ciampi. Subito. Ma chi ha la pipita? Signora, voi scusatemi, Jonathan Braxton di Philadelphia. Io so che non è corretto presentare se stessi da sé, ma ci sono chiese in cui la correzione va messa da parte. Voi state andando via? Signore, io non la conosco. Oh, io sono amico di dottor Frontignan. Un amico del dottor Frontignan? Yes, ho da parlare voi. Ma perché non dirlo subito? Prego. No, veramente io sto aspettando per champagne. Le champagne? Sì. Ma io non ho sete. Niente io. E allora? Ecco il suo champagne. Oh, molto bene. Potete andare. Strano tipo. All right, I'm ready. Signore, io amo voi con tutto il mio cervello. Con tutto il mio cuore, con tutta la mia persona. Dio mio, è ubriaco. Io miliardario, volete voi essere mia amante? Amante? Tutto quello voi volete è vostro, anche l'una io posso. Mi avevano detto che questo albergo era mal frequentato, ma non credevo fino a tal punto. Prego! Basta, signore, non una parola di più. Lei è straniero, questa è l'unica attenuante. Lei non sa con chi sta parlando, io sono una donna onesta. Oh no! Come o no? Voi siete cocotte di dottor Frontignan. Cocotte? Yes, sua amante. Lui stesso ha detto me questo. Il dottor Frontignan ha detto che io sono la sua amante. Certamente. Ma è inaudito. Dunque, no storia, se tu mia buona, compiacente cocotte. Stia fermo, sta! Compiacente cocotte. Vieni, vedi i gioielli belli, camera mia, oh, vedi. Ma è possibile che stia fermo? Per fortuna che l'impiegato mi ha strappato Frontignan dalle mani, perché se no... Signore! Aiuto! Signore, io non
no, io non ho il piacere di conoscerla, ma la prego di aiutarmi. Io sono a sua disposizione, signora. Con chi ho l'onore di parlare? Con Coccodi de Giofrontigna! La sorella di la Virette. Da 10 minuti questo signore mi importuna. Mi scusi, lei sta aspettando il dottor Frontignan? Per l'appunto. E ha l'ardire di venirlo a cercare fin qui? Come l'ardire? Io devo liberarlo da questa femmina. La prego di lasciarmi un momento solo con questa donna. Oh, no! Signore, lei sta parlando con il colonnello Mario Lacanettiere. Di Marsiglia! Ah, no, Maleducato! Erano 50 anni che mi prudevano le dita. Io sono di Roubaix, sono settentrionale, capito? E adesso mi lasci solo con questa donna. Oh, accidenti! Noi ci rivedremo, signore. Per boxing, quando vuoi! E ringrazia che adesso non ho tempo. Ai, che male. Ai. Mi dispiace di essere stata la causa involontaria di... No, no, non importa. Non importa, e adesso mettiamo le carte in tavola. Dunque, quanto vuole? Chi? Lei, per rinunciare a lui. A chi? A Frontignan. Ma cosa dice? Sì, capisco, anch'io sono un uomo di mondo. Forse lei gli vuole bene, forse sperava di non lasciarlo più. Ma come di non lasciarlo più? Avrebbe dovuto pensare, mia cara, che è un uomo sposato. Sposato? Eh sì, forse gliel'aveva nascosto. Frontignan è sposato ed è qui con sua moglie da ieri. Da ieri? Ora lei capirà che se quella disgraziata le venisse a sapere... Dunque è venuto a Roaia con una donna e fa passare me per la sua amante. Come fa passare? Perché lei non è... L'amante del dottor Frontignan, no, signore. Non ho questo disonore. Come quell'imbecille che mi aveva detto... E allora lei chi è? Chi sono? La moglie, sono la sua legittima moglie. Dio! Sono la povera signora Frontignan. Un'ora fa ancora tanto ingenua, tanto cretina, da credere di avere sposato un uomo diverso dagli altri. Cielo! Allora è mia figlia. Benedico il caso che mi ha aperto gli occhi. Finalmente ho capito quanto vale quel miserabile. Non sapeva nulla, e io senza volerlo. Lei mi ha spezzato la vita. No, no, non dire così, bambina mia. Sì. Per me tutto è finito. Oh, che destino crudele. 20 anni per ritrovare una figlia al primo incontro. Spezzarle la vita. Dio. Ma perché piange anche lui? Dio mio. Lei è un uomo che ha cuore. E adesso come faccio a dirle che sono il suo papà? Soffre davvero. Più la guardo... E più mi accorgo che mi assomiglia. Signore, non faccia così, in fondo non è colpa sua. Oh, grazie, bambina mia. Tu mi restituisci la vita, no, lascia ancora la tua mano nella mia e dimmi, la tua mamma non ti ha mai fatto il nome di Mario Lacanebier? Di Marsiglia? No, di Roubaix, del Dipartimento del Nord. No, mai. E non ti parla dunque mai del tuo papà? Oh, del babbo, sì. Ah, sì? Sì. Spesso? Oh, sì, tutte le volte che viene a Parigi senza di lui. Come tutte le volte? Sì, perché il mio papà è di guarnigione a Orléans. Ad Orléans, ne sei sicura? Oh, sicurissima, comanda il 28° reggimento d'artiglieria. Il 28°? Sì. No, dico, bambina, guardiamoci negli occhi. Tu sei veramente la signora Frontignan, la moglie legittima del dottor Frontignan. Purtroppo sì. E tuo padre è colonnello di artiglieria? Sì. E allora io chi sono? Qui Zozò mi ha raccontato una balla, eh? Chi è Zozò? E io che ho liquidato Sidonia per consacrarmi a mia figlia. Una carrozza anche per la signora del 19. Sì. Ah, finalmente si parte. Fate ricapitare i miei bagagli all'hotel Metropole. Sidonia. Addio, mio buon Mario. Addio, un bel niente. Fate riportare tutta quella roba nella camera della signora. Perché? Perché non ho più motivo di ammainare la bandiera. E tutto quello che mi avevi detto? Non era vero niente. Suo padre non è in fanteria, è in artiglieria. Non capisco cosa c'entri io. Comunque, risalgo a dormire. Colonnello! Oh, scusi, colonnello. Potrebbe spiegarmi che cosa c'entra il mio papà? Sono cose che non la riguardano più, signora. Chiaro? Chiuso, con permesso. Andiamo a chiamare questa carrozza. Tipo curioso.
Poco fa si disperava per me. Adesso perché ha saputo che il mio papà è in artiglieria e non in infanteria. Cameriere? Sì, signora. Una carrozza, presto. Visto che il mio signor marito non torna, andrò io a cercarlo alle carceri. Due paroline e lo sistemo a dovere. Si informano i signori che il tè è servito nella sala attigua. Prego accomodarsi. Non vedo l'ora di trovarmi con quella sfacciata. La carrozza per la signora Frontignani è pronta. Grazie. Scusi, signora. Deve esserci un errore. La carrozza è per me. No, scusi. È in errore lei. Io? Forse non ha sentito bene. Il portiere ha detto la carrozza della signora Frontignani. Appunto. E la signora Frontignani sono io. Ah, la signora Frontignani è lei? Sì, signore. La moglie del dottor Frontignani, arrivata qui ieri mattina. Con mio marito, appunto. Eccola qua, la signora Frontignani. Scusi, signora, perché mi chiedeva? Perché? Indovinato! Lei è la sua amante. Già. Se lei è la moglie, chi vuole che io sia? Non posso essere che l'amante. E allora, signorina, arriva a proposito. Stavo andando giusto a cercare lei. Sono felicissima di averle risparmiato la passeggiata. Se è lecito, da quanto tempo lei è l'amante di mio marito? E lei, se è lecito, da quanto tempo è la moglie del mio amante? Sbaglio o si permette di interrogarmi? Le consiglio di mantenere le distanze. Si ricordi che sono la signora Frontignana. Infatti, me l'ero dimenticato. Le faccio le più mille scuse. Mi accorgo che l'audacia di certe signorine non conosce limiti. Non soltanto ci portano via i mariti, ma ce li contendono, a viso aperto. No, signora, stia tranquilla. Non ho affatto questa intenzione. E allora che viene a fare qui? Non sapevo che avesse moglie. E ora che lo sa? Non mi permetterò mai più di turbare la vostra pace coniugale. Lei se lo può tenere tutto per sé. Oh, davvero? Così vero che mentre lei veniva a cercare me, io andavo a cercare il dottor Frontignan per rendergli la sua libertà. Oh, ma allora non l'ama? No, non l'amo più. Da quando? Da quando ho saputo che lei è sua moglie. Gli uomini sposati non le piacciono, eh? Proprio così. E ha ragione, sa. Procurano un mucchio di fastidi. Molto più di quanto lei possa immaginare. Poi di uomini ce ne sono tanti. Una bella donna come lei. No, no, senza modestia. Anzi, le posso dare un'informazione che le può essere utile. Qui, nel nostro albergo, c'è un americano. Ricchissimo! Grazie, l'ho già adocchiato. Oh, poverina, mi scusi, sa. Fru fru! Eccolo qua. Mi lasci sola con lui un momento solo. Sì, per farsi liquidare. Sì, e per liquidarlo. Insieme? Oh, e si parlano sottovoce. Fru fru! Falle un bel regalino. Sì, generoso. Eh? Però, sembra una vera signora. Ciao, fru fru! Ma che fru fru? Angelica, piccola mia. Attento, fru fru, sua moglie la potrebbe sentire. Ah, ma non sei tu mia moglie, la mia mogliettina adorata? No, ma le vuole scherzare. Sua moglie sta salendo adesso nella vostra camera. Angelica, scusa. No, se qualcuno deve scusarsi, qui non è lei, bensì io. Tu? Non sono forse venuta qui non chiamata a turbare la vostra pace coniugale. Angelica, oh, non si preoccupi, non sarò un'amante fastidiosa. Ho promesso alla signora Frontignani di troncare la nostra relazione e manterrò la promessa. Ah, Angelica, ti prego, smettila. Tu credi di sapere tutto, non sai niente. Oh, se sono venuto qui con un'altra donna, è perché sono un marito fedele. Ma caro amico, non è me che deve delle spiegazioni. Semmai alla signora Frontignan. Ma la signora Frontignan sei tu sola. Hai del fuoco? Che fuoco? Caro amico, lei deve curarsi, sa. Lei è malato. Non può passare la vita confondendo la moglie con l'amante. Ah, ma io non ho mai avuto amante. No, e io che sono? Tu sei la mia mogliettina adorata, no? No, io sono una di quelle. Angelica, tu... Cameriere? Cameriere, ho sete, portatemi qualcosa da bere. Qualcosa di adatto a una cocotte. Angelica! Ma signora... Niente, ma signora, che cosa bevono le cocotte quando vengono qui? A cocktail, signora. Bene, portatemi un cocktail. Niente affatto, portatene un orzata. Orzata a me? A una donna come me? Un cocktail, cameriere. Un orzata! Ma... Che cosa state aspettando? Presto!
Angelica, ti prego, calmati e ascoltami. Le rendo la sua libertà e mi riprendo la mia. Mi sembra non ci sia più niente da dire. I miei padrini sono pronti. I miei padrini sono pronti. Il signor Leverdier. Massimo. Oh, mio caro Leverdier. Da settimane lei mi ripete di essere innamorato di me. Lo è ancora. Ah, l'imbecille era lui. Ma signora, qui di fronte a suo marito non... Mio marito? E dov'è? Come dov'è? Eccolo qua. Questo non è mio marito, è stato solo il mio amante. Come, come? Angelica, ti prego. Sì, ma adesso non lo è più. Sono libera, liberissima, se lei è sempre disposto. Massimo. E può dubitarne. Signor Leverdier, le proibisco di credere alla signora. In che albergo è alloggiato? Massimo. All'Aquila d'Oro. Angelica, ti prego. Vado pure avanti, mi precede all'albergo, la raggiungerò più presto. Devo dire. Signor Frontignan, io non ricevo ordini da lei. Presto! Vengo subito, passerotto. Del fuoco, prego. Angelica, in nome del cielo. Niente, sono una di quelle. Ma tu non puoi, non devi prenderti un amante. Uno? Ma me ne prenderò 10, 100, 20, tutti quelli che mi capiteranno a te. Sono una di quelle. Vada via lei. Angelica, non puoi condannarmi senza prima avermi ascoltato. 3 giorni fa, io... L'americano! Ah, Blackson! Perché qui anche lei? 20 minuti fa lei mi ha offerto la luna se diventavo la sua amante. Oh, yeah! Bene, accetto la luna. Non l'ascolti, le ordino di non ascoltarla. Sorry, 3 settimane fa voi avete fatto becco a me. Come dici, scusi? Sì, lui ha fatto me becco. Ah, ecco, anche. Angelica, lascia che ti spieghi. Non avete fatto becco a me? Le amanti salgono a 2. Ma sì, ma sempre perché sono un marito fedele. Il numero della sua camera, per favore. 38. Ah, fra un'ora sarò da lei. No! No, se nel tempo di 5 giorni... Oh, non ascoltarlo, bel biondone. Vai in camera e aspettami. All right, io sarò finalmente vendicato. Oh, prego, questa non mi serve più. A fra poco, amore, bye bye. Cameriere, champagne, camera numero 38. È pazzita. Angelica, non vorrei mica prendere tutti quelli che ti capitano, vero? È il mio mestiere. Oh, e credi che io te le permetterò? Ehi! Che cosa cerchi, simpaticone? L'orario dei treni. Quando cercherai una cocotte, pensa. Ah, volentieri. Tu permetti, vero, cocca? Ma figurati. Spero che tu abbia più fortuna di me. Buon lavoro. Signore, io sono il marito di questa donna. Oh, bugia. È soltanto un vecchio amante fuori uso. E mia moglie capisce, se lei ci permette anche solo di guardarla. Ma lasci stare i miei clienti, so, chiamo la polizia. Ma insomma, mi lasci. Vada via, altrimenti non rispondo più delle mie azioni. Energumeno. Il delegato non avrebbe dovuto rimetterla in libertà così presto. È stato rimesso in libertà. Vada via, fuori. Certo. Era stato arrestato per aver oltraggiato il pudore della signorina Colomba. 3! Siamo al completo. Sì, lo so, Angelica, ma sempre perché sono un marito fedele. Insomma, si può sapere che razza di uomo è lei? Che razza di uomo sono io? Ma sono un uomo innocente che una serie di disavventure fanno sembrare colpevole. Ah, così non è lei che è venuto qui con una donna. Non è lei che ha avuto rapporti con la moglie di un americano. Non è lei che in questo stesso albergo ha oltraggiato il pudore di una colomba. Ma certo che sono io. Ah! Ah! Ma nello stesso tempo non sono io. Ah, no, davvero. Non è stato io che ti sta parlando in questo momento. È stato un io irresponsabile. Un io letteralmente plagiato dalle maledettissime pillole d'Ercole. Le pillole d'Ercole, guarda, guarda. Sì, 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 un'invenzione diabolica di Laviretto. Una droga infernale che mi ha fatto prendere a mia insaputa. Una droga che eccita, ubriaca, fa perdere la ragione. La mente si ottenebra e... viene fuori la bestia. Ma la bestia si può domare. Sì, le bestie vere, ma non l'uomo. Non si illuderà che io...
Mi lasci incantare dalla storiella delle pillole d'Ercole, sa? Sono favole per incantare i bambini. No, purtroppo è roba che fa svegliare gli uomini. Vada a raccontarla a un altro. Non ci credi? Ci crederà la signora Frontignan. Quanto a me, addio. Addio! Non vuole credermi. È impazzita. È tutto per colpa di... Lavire! Lucia! Eccoti qua. Ti prego, non incominciare. Oh, sta tranquillo. Cosa c'è di nuovo? C'è che mia moglie è santa. Tu credi di cavartela così? No, appunto, vado da lei e le spiego ogni cosa. Ecco, bravo. Ma se entro un quarto d'ora non lei convince della mia innocenza, Lucia, non uscirai vivo da questo. Sì, sì, d'accordo, d'accordo. Un quarto d'ora. Secondo sì. Piano, grazie. Io aspetterò fuori dalla porta. Se entro un quarto d'ora non l'hai convinta della mia innocenza, sfonderò la porta e farò una carneficina. Intesi? Stai tranquillo, un quarto d'ora. Adesso fila. Secondo! Fila! Oh, Angelica, piccola mia, se non credi a me, credi a lui. Giuro che non ci cascherò mai più. Mascalzone, me gliela farò vedere io, Chi è? Sono io, sono la Virette. Proprio lei, mascalzone paraninfo. Signora, suo marito non è responsabile delle sue azioni, glielo giuro. Il solo responsabile, la causa di tutto, sono io. Sì, lei e le sue maledettissime pillole d'Ercole. No, 13 minuti. Precisamente, forse lei non ci crederà mai così, signora Angelica. Sì, ma perché mi state prendendo, eh? Perché mi state prendendo tutti e due? 12 minuti! Signora, i minuti sono preziosi, la prego, la supplico di credermi. Ma come posso credere a lei? A lei che fino a poco tempo fa mi ha raccontato che Luciano era in carcere per un consulto. Oh, ma come? Anche a me! Terra! Come potevo pensare che lei sarebbe venuta a sapere tutto? Appunto. Meno 11. Signora, la prego, il tempo passa. Ma la smetta che le voglia salvare il suo amico, è comprensibile. Ma usi un sistema più plausibile, questo delle pillole. Proprio non la bevo. La signora dov'è? Terra? Ah, eccola la signora. Ecco il suo cocktail, signora. Grazie. Angelica, ti prego di non bere quella roba. E perché? Perché avevo detto un'orzata, non un cocktail. Ma sì? Invece io la bevo. Non ti restano che 7 minuti. Me ne bastano 5. 5? Oh, e crede di convincermi in 5 minuti? Cara signora, non ne ho alcun dubbio. Allora stiamo a sentire che cosa ha da raccontarmi. Io assolutamente niente. Oh, niente, è proprio niente. Mancano 4 minuti, eh? Oh. Allora io la saluto. Come mi saluta? Dove va? Massimo Leverdio mi sta aspettando. La sta aspettando? Sì. Lei non uscirà di qui. Avrebbe intenzione di impedirmelo? Ci vado io dalle Verdier. Lo ammazzo. Glielo impedisco con tutte le mie forze. Ah, sì? E con che diritto? Con un diritto qualsiasi, scelga lei quello che vuole. È strano. Lei non sente caldo? Caldo? Sì, un po', ma... Oddio, dov'è Frontignan? Ha visto suo marito? Che mi importa di mio marito? Fa un gran caldo. Dio mio! Luciano! Ma dov'è andato quel cretino? Francesco! Dica. Presto, correte dietro al dottor Frontignan. Ma dov'è? Non lo so, dovrebbe essere qui attorno. Presto, portatelo qui, vivo o morto. Entro 3 minuti vi darò 100, 200 franchi. 200 franchi il volo! Ma fa sempre più caldo, non le sembra? No, cioè, beh sì, molto effettivamente, strano, molto. C'è qualcosa nell'aria che... Io se Luciano non torna... Lo dicevamo? Boh, io non... Ah, è strano, mi sento tutta come se... Sarà il cocktail. Beh, forse è il cocktail. Sì, è senz'altro il cocktail, signora Angelica, sì. La diretta che lei... È un gran bel ragazzo. Ma no, signora, non è vero, io non sono bello, io sono brutto, sono bruttissimo, sono orribile. Guardi, no, guardi bene. Lei no. È proprio non, carino. No, non è vero, non mi ha visto bene. No. Signora, non mi tocchi. Eccolo, dottore. Oh, finalmente. Adesso mi spiegherete questa furia, eh? Luciano, tu resta qui con tua moglie e non lasciarla per nessun motivo. L'hai convinta? Ti ho detto di restare qui, uffa. Sei convinta, finalmente? Convinta? Ma neanche per idea. Ma come no? E la prego di non seccarmi. Miau, amore. Chi è amore? Ah,
cancella. No, 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 niente, amore. Non voglio. Angelica, ma che cos'hai? Ti odio, ti detesto. Eppure se tu mi baciassi, amore. Ma non è il cocktail, è qualche cosa di più, Che le abbia fatto prendere. Ma non senti? Non senti come fa caldo? Luciano! Non c'è più dubbio. Mostro perché mi hai tradito. Ah, non l'ho fatto apposta, ah, Angelica. Sì? Sì, non ho saputo resistere. Come in questo momento, non sai resistere tu, no? Ti ricordi? Ah sì, dici? Sì. Non so resistere io. Proprio, perché la viretta ha dato anche a te. La pillola d'Ercole? Certo. Adesso crederai, finalmente. Ma neanche per idea. Ma come no? Ti dimostrerò che con tutte le pillole si può resistere, mio! La bestia si può domare! Sì, ma in che modo? Scappando e chiudendomi in camera! No! Presto! Angelica! Angelica! No! No! Io... Ma cosa fai qui solo? È salita su un bue e si è chiusa in camera! E tu sali per le scale e sfonda la porta, imbecille! Ah, sfonda la porta! Volo! Volo! Amore! Speriamo. Oh, lei e sua sorella. Un momento. Come un momento? Ah! Ecco fatto. Niente di grave. Fatto che cosa? È nelle braccia di suo marito. Oh, sua sorella ha un marito? Sì, il dottor Frontignan. Eh? E in questo momento gli sta perdonando. Come? Sì. E quella è sua moglie? Allora ha preso in giro me? Ma no. Mi vendicherò. Ma di che cosa? Non vedo. Ma lei non vede? Voleva che la riabilitasse, l'ha riabilitata, quindi può tornare a Parigi a testa alta. E il mio do di petto chi me lo ridà? Ma ci penso io. Lei? Oh, tesoro. Fifina! Fifina! Che c'è? Sta arrivando il colonnello! L'ho visto dalla finestra! Ma cos'era quel frastuono? Signora Picò! Eccolo! Mi raccomando, appena lo vedi, buttali le braccia al collo! Sì, sì, ho capito, c'è il mio padre! Sì. Eccola qua! Mario, tu che cercavi tua figlia! C'è... Silenzio! Signora! Lei ha corbellato il colonnello Mario La Canebière come un semplice coscritto! Io? So tutta la verità! Oddio! Suo padre è colonnello di artiglieria! No, è caporale dei granatieri! Qui i padri cominciano ad essere troppi! Allora non mi sposi più! Vada a farsi sposare dal ministro della guerra! Dottor Lavirette! Dottor Lavirette! Dottor Lavirette, dov'è questo dottor Lavirette? Eccomi qua! Oh, dottor Lavirette, siete voi inventore pillole Ercole? Sì, signore! All right, io ho ricevuto questo telegramma. Comprate immediatamente concessione per tutta America. Pillole Ercole Lavirette. Offro $100,000. Oh. Io accetto, ma ad una condizione. Che lei rinunci a vendicarsi di Frontignan. Impossibile. E allora rifiuto. Perché? Dunque gli affari non sono più affari. È mio onore. Ma che c'entra l'onore? Il suo è un pregiudizio. E se sacrifica un affare a un pregiudizio, lei non è un vero americano. Giusto! Giusto! Avete ragione. Business prima di tutto. Io accetto. E io mi prenoto per 10,000 pillole. Oh no! Sì. E se fra 9 mesi nascerà un bambino, lo chiameremo Ercolino! Cameriere Ceppi! Mostro. Ma perché mostro? Perché mi hai tradito. Amore, ma erano orrende, tutte e tre, lo sai? Tre donne. È colpa delle pillole, no? Che ci racconti? Miau, miau, miau. Oh, wow.
non ci lasceremo mai più. Mi hai perdonato? Lo credo. Di fronte a certi argomenti. E se avremo un bambino lo chiameremo Ercolino. Eh? Ercolino? Oh no, che nome orribile.